Ci hanno incastrati! Il gran brutto presentimento era fondato. Ci hanno arrestati tutti. Ma mentre tutte le persone venivano fatte uscire sotto cauzione, noi siamo stati portati in tribunale e accusati non solo di aver causato la rissa, ma anche di furti e omicidi. Volevamo dichiararci non colpevoli, ma una donna si è fiondata in aula dichiarando che sarebbe stata il nostro avvocato. Si è presentata come Osanna Vinandus e ci ha consigliato di lasciare a lei la nostra difesa, in modo da trasformare la condanna in lavori sociali come soldati imperiali a guardia di Denafen. Quando le ho chiesto perché ci stava aiutando, mi ha sussurrato cripticamente che i Karstad non dimenticano i loro amici. Nonostante sapessi che questa cosa ci avrebbe salvato la vita, sono stato io contrariato di dover macchiare la mia reputazione di onesto mercante solo per essere usato come capro espiatorio da una città di ingrati gambe lunghe. Ho detto all'avvocato che non avrei spiccicato parola durante il processo e, dopo questa pantomima in cui siamo stati arruolati a forza, le ho detto di non avere amici. In questo mondo ognuno deve badare a sé. Da quando ho perso la mia adorata moglie, la vita nell'impero mi ha insegnato solo questo. Dopo essere entrati formalmente nella guardia, a quanto pare per 3 anni, sotto il comando della donna capitano Andrea Pfeffer e sotto l'ala del sergente Rudy, ho deciso di riposare un po' per riprendermi dalle ferite, mentre i miei compagni sono andati a esplorare la città. E a quanto racconta Sebastian, Alexander ha già cominciato ad adeguarsi al ruolo di guardia opprimendo un povero artigiano, così da essere pronto per ricevere gli ordini dal sergente la sera. Finalmente siamo andati a dormire, e dopo una giornata così piena di eventi ci voleva proprio un bel lungo sonno indisturbato. Ma siamo di nuovo finiti in uno di quei terrificanti sogni assurdi. Cominciavano a mancarmi, sapete? Ok, allora, giorno. Vi svegliate? E insomma siete, vi ritrovate tutti interi, cosa non scontata visto i sogni che fate solitamente. Già, davvero. Ma avete fatto anche voi questo sogno? Sì, yeah, per l'ennesima volta sì. Non mi sopporto più. C'è qualcosa che non va. Questa cosa non mi piace per niente. Ah, mi ero dimenticato di dire che Otto aveva preso benissimo la nostra condanna. Guarda, io c'era fatto nemici potenti. No, non ho ancora capito cosa sta per succedere. Ok. Dovremmo farci vedere da qualche cerusico. O dovremmo vedere un prete di Sigmar. Queste cose mi inquietano alquanto. Ok. Beh, non vorrei fossimo considerati pazzi come l'ultima volta che ne abbiamo parlato con qualcuno. Non lo so. L'hai detto tu stesso, caro Alexander, che da queste parti portenti e cose strane non sono viste di buon occhio. Ah già, è vero, questo è un dello Stirland. Ci manca solo che dopo averci condannati ci mettano anche a rogo. No, meglio di no, effettivamente. Va bene, andiamo a fare questa pattuglia, dai. Vabbè, andiamo a cercare il nostro sergente, quindi okay. Andiamo appuntamento. Allora... Vi recate nella zona vicino al fiume di Denafen e seduto su uno sgabello di legno praticamente fuori da una piccola salumeria ci trovate Rudy che sta mangiando. Mi siedo con lui, lo saluto e mi siedo. Buongiorno sergente. Salve ragazzi. Io faccio il saluto uguale a quello che aveva fatto lui alla capitana. Ok. Oh, non c'è bisogno di essere così ufficiali con me, almeno quando non c'è il capitano che ci guarda. Non si sa mai. Siamo rimasti fregati una volta, voglio seguire le regole. Oh, bravo, mi piace il tuo atteggiamento, Otto. Sei proprio un bravo ragazzo. Bene, bene. Volete mangiare qualcosa prima di partire? Io stavo chiedendo, sì. Bravo ragazzo, sono vecchio quasi quanto lui, poi vabbè. Beh, però, insomma, per lui sai, comunque l'altezza fa testo per lui. Ti sottovalutano chiaramente essendo un halfling. Esatto. E qui il loro più grande errore. Esatto. È su questo che conto. Ok, vi viene offerto del pane e dei salumi. Con della birra. Sono buoni? Sì, mangio e bevo. Mangio volentieri, ringrazio il sergente. Bene, bene. Siete pronti, ragazzi, per la vostra prima pattuglia? Prontissimo.
Bene, bene, bene. Ok, dovete sapere che questo è dove vedete le mura. Oltre le mura c'è il fiume Den. Questo è un posto, è un quartiere abbastanza bruttino, sappiatelo. C'è sempre qualcosa da sistemare da queste parti. Nel senso criminalità oppure rivolte? Sì, sì, un po' di tutto, ragazzi, qui. La gente purtroppo è povera in questo quartiere. E come al solito succede qualcosa di brutto ogni volta. Vabbè, interverremo se ci sarà il caso di, sarà il caso di intervenire, sergente. Bene. Dov'è che dobbiamo, da dove deve cominciare la nostra ronda? Con calma, non ho mica finito di mangiare io. Sì, sì, che chiediamo un attimo, ma ci sono dei covi di criminali noti oppure qualche gruppo che vi dà più fastidio degli altri? No, qua ci sono solo dei furfantelli. Io intanto Umbe mi guardo un po' attorno, intanto che ascolto la chiacchierata. Ok. La nostra ronda passerà anche per il palazzo della contessa Longfellow? No, quella è... non ci riguarda. E poi è lontano da qui. Direi che nella zona buona quello, giusto? Non è neanche di fatto in città, è sulla collina. Oh, interessante, fuori città quindi. È sempre dentro le mura, ma è fuori dal centro abitato. È sulla collina. La vedete là sopra e vi indica tipo che c'è questa sorta di magione sopra un'altura e che si staglia all'orizzonte. Da qui ovviamente lì sopra ci sarà sicuramente una vista molto simile a quella che abbiamo avuto nel sogno. Come abbiamo fatto a non vederla? Così, per dirti, facendo due ragionamenti nella posizione che ci sta dando lui, potrebbe essere oppure ci sembra fuori luogo rispetto a quello che vedevamo nel sogno? Può essere plausibile. Bene. Quindi male. Molto male. Esatto. Può essere plausibile come posizione, è sopraelevata e dà sulla città, quindi probabilmente... Ma quindi se, sergente, ci sono pattuglie di serie A e pattuglie di serie B che vanno a far la guardia vicino al palazzo della contessa o a una guardia privata? Noi siamo una pattuglia di serie A. Siamo lontani dai problemi veri. Otto cerca di strangolarsi con una salsiccia a sto punto, perché cerco di morire felice almeno. Ma no. Ma quindi non è sotto... Scusi sergente, non ho capito bene. Non è sotto la giurisdizione della guarnigione cittadina quel palazzo? Non capisco, mio caro Alexander, cosa intendi? Che nessuno ci fa la guardia? O ha una guardia privata la contessa? No, noi la milizia si occupa di mantenere l'ordine in città, quella è una proprietà privata. Ho capito. Questi nobili imperiali fanno solo feste... E mai che si prendono cura di chi si prende cura di loro. Parole sante, mio caro Alexander, si dice Rudy, sogghignando. Lecchino. Bene, direi che abbiamo mangiato a sufficienza. È ora di metterci al lavoro. Al lavoro. Andiamo, mio caro Rudy. E Rudy fa strada per le varie viette di viuzze di questo quartiere. Vedete che c'è molta povertà, la gente... vive un po' di stenti, ci sono come molte... nell'impero, insomma. Sì, però diciamo nello Stirland. Però diciamo che qua vedete che proprio c'è molta Triste povertà in questa c'è molta povertà in questa zona di Denafen e si stacca molto anche rispetto magari alla piazza principale del mercato piuttosto che altre zone. Vedete anche che ci sono un sacco di bambini che corrono in giro e insomma... Dov'è il mio arco? No, fermo. Un altro personaggio. e vedete che, insomma, scorrazzano in giro e sono un po' allo stato brado, nel senso che nessuno li ferma, nessuno gli dice niente. Non si prende cura nessuno di questi bambini, Rudy? No, questi sono bambini di famiglie povere. Nessuno si prenderà cura di loro.
Nel mio Moodland è molto differente. Il mio Moodland è differente. Da noi le famiglie sono allargate e tutti si prendono cura dei giovani. E anche qua secondo me le famiglie sono allargate, ma per altri motivi. Allora. E vedete che un bambino corre verso di voi e fa... soldato, soldato! E vedete che tipo tira i pantaloni a Rudy. E lui fa... E insomma, non mi tirarci i pantaloni. Che vuoi? Che mi cadono, se no. E vedete che si tira sulle braghe. Io controllo se il bambino gli sta rubando qualcosa. Ok, fa un test di percezione. Meno 4. No, meno 3. Ok, non sembra essere non sembra essere tipo, vedi che ha un'aria piuttosto preoccupata il bambino, ma non vedi nulla di particolare, gli sta okay. Semplicemente tirando i pantaloni. E lui insiste: soldato, soldato. Io guardo il bambino e dico: dimmi, piccino, cosa ti preoccupa? Tu me lo chiami piccino. Cosa ti turba? Soldato, soldato, il mio gatto è finito sull'albero. E lui fa... Guardiamo una fionda, fionda, fionda. Guarda, quell'albero lì, vedete che c'è un albero piuttosto grosso, sembra essere una sorta di quercia. E vedete che il gatto, c'è un gattino rosato, tipo quasi arancione, del pelo arancione, che è tipo appollaiato su un ramo e in evidente stato di panico, e vi sta chiedendo di tirarlo giù. E Rudy fa: ma insomma, ragazzino, sciò, sciò! Non abbiamo mica tempo da perdere. Ma sì, Rudy, possiamo tirare giù un gatto, sicuramente il nostro Alexander ci metterà un baleno per farlo scendere. È il miglior recuperatore di gatti di tutto l'impero. Beh, vabbè, se avete voglia di mettervi al servizio di questo piccolo cittadino, non mi metterò certo contro di voi. Io... Ma lassù non ci salgo, mi fanno male le anche. Prego, Alexander, mostraci le tue virtù. Io ce l'ho scalare, aspetta. Alexander, io ti guardo, ti alzo un pollice e ti faccio segno che poi ti spiego. Pollice quindi vuol dire vai. Io ce l'ho arrampicarsi, ce l'ho buono arrampicarsi. Altrimenti se Sebastian è capace di farmi levitare, divento Lotto Volante. No, Lotto Volante. Dopo questa direi che va bene. Guardo questo ragazzino, guardo il gatto, provo a fare un test di arrampicare. Vai. E poi vorrei fare lo charm sugli animali, che ce l'ho pure. Animal care ce l'ho. Vai. Quindi fai prima la climb, cioè okay. Scalare. No, aspetta, ho sbagliato. Ma nel senso che hai fatto 89 o nel senso che... Nel senso che ho tirato due dati con l'unità. Vai. Ho fatto 25 più 1 e aspetta, io ho 30, sì, ho 33, quindi più 1. Ok, riesci ad arrampicarti e arrivare fino al gatto. Ok, vai, prova a fare charm animal. Vorrei fare, no, si chiama animal care, perché non ce l'ho charm, cioè non esiste credo charm animal. Sì, c'è charm animal. No, c'è, c'ho anche, però è 34 e un 38 di animal care. Ma animal care significa che riesce ad attendere, charm animal invece in questo caso è proprio perché devi riuscire a convincere il gatto a fidarsi di te. Yeah, micio. Quindi non hai la scelta, micio. Fare charm animal. Micio, 11. Più 2 è doppio, però perfetto. E quindi è anche un critico. Fantastico. È un critico. È un gattino, successo critico. Il gattino ti si appoggia sulla spalla e ti scopa la spalla. Ma c'è un pappagallo. È critico. E ti lecca. Vieni, micio, vieni, micio. Quanto è grande? È un gattino piccolo. Sì, è piccolino, ti sta sulla spalla. Tigre dei denti a sciabola. Esatto. Vabbè, prendo questo Alexander, gattino. Cosa non ci fai tu alle gatte? Ok. Devo tirare anche per scendere giù, perché ne ho fatti due buoni, certo, di fila, non vorrei cascare, certo, per terra. Certo, devi fare anche quello per scendere. Zitto. Ok, mentre comincia a scendere io guardo Sebastian e dico: se cascano io prendo il gatto, tu prendi Alexander. Possiamo discutere di questa cosa, caro Otto.
più 0. Vabbè, riesce a scendere. È andato dopo, ci do 39. Cosa vuol dire è andato dopo? No, vabbè, tanto è più 0, sì. Ok. Oh, Alexander, cosa ci fai tu alle gattine? Ridai il gattino al bambino e il bambino tutto contento fa grazie signore, grazie. Io guardo il ragazzino e a bassa voce gli dico di pure alla gente. Mi raccomando, non perderlo, No, dico, mi raccomando, di pure alla gente che nella guardia ci sono persone di cui si può fidare. Lo farò, certo, signore, lo farò. E fu così che li brucio tutti. Io faccio vicino ad Otto. Farebbe bene non perderlo questo gattino, potrebbe sempre servire come cibo di emergenza. Ma diciamo che mi sembra che in questa città non ci sia così necessità come abbiamo visto nei nostri passati viaggi, però... Non si sa mai. Ok, Rudy vi guarda e fa, bene, vedo che avete salvato un micio. Vogliamo proseguire? Sì, certo, volentieri. Certo, sergente. Ok, passate la giornata praticamente a... salvare amici. No, cioè tendenzialmente fare cose estremamente noiose, cioè camminare, osservare i posti. Rudy che ogni tanto vi racconta delle barzellette che sono noiosissime e non fanno per niente ridere. Ma lo ridiamo ovviamente. Lo ridiamo per educazione. Ok. E una di queste volte ridete e lui fa, ma la barzelletta ancora non era finita. Insomma, passate la giornata fino a sera. A fare la guardia a questo quartiere, ma non succede assolutamente nulla. E alla sera Rudy fa, bene ragazzi, possiamo finalmente fare una pausa e ritrovarci allo stesso orario qua domani mattina. Okay. Io nel frattempo, mentre che dopo aver salutato Rudy, io prima di salutare Rudy vuoi chiedergli se esiste un orologiaio in città. Un orologiaio, dici? Sì. C'è un tizio un po' strano in città che si tratta orologi. Lo trovi nel quartiere del mercato, nella via più a destra. Grazie, Rudy. Lo saluto, quindi lascio al paesiello quello che stavo dicendo. No, io volevo dire, dopo che lui è andato via, abbiamo fatto il saluto militare, tutto quello che dobbiamo fargli. Io dico ai ragazzi, ma forse è il caso di andare a ispezionarla questa villa sulla collina, che dite? Io prima volevo chiedere una cosa, poi no, stanco no, volevo chiedere più che altro in giro per la città se c'è qualcuno attualmente in quella casa, perché se non c'è nessuno... Ah, tu pensavi un altro modo di... Beh, io andrei a vedere lo stesso, magari se incontriamo qualcuno per strada chiediamo. Io mi avvierei da quella parte. Qualcuno si è sentito male. Ok. E iniziate ad avvicinarvi alla zona, diciamo, un pochino più ricca o comunque, come dire, costituzionale della città. Vedete che ci sono diversi... edifici che sono ci siete stati la corte, ma ci sono tipo la town hall e così via, e vedete che una strada che percorre tutta un settore della città arriva fino alla collina dove poi sopra è posta la magione. Ok, cosa dite ragazzi? Okay, stava facendo Umbe, abbiamo incontrato qualcuno magari nella zona buona in cui magari chiedere se sanno se c'è ancora qualcuno. Sì, puoi fare un test di gossip per vedere se appunto assolutamente sì, contando poi che posso anche ripeterlo con il talento gossip. Sì, 0. Ok, quello che vieni a sapere riguardo alla magione è il fatto che per il momento nella magione ci stanno tutti i vari servi e tutta la, diciamo, la servitù della contessa. Quindi è ancora abitato, perfetto. Mi interessava sapere quello, ottimo. Non possiamo entrarci come volevi entrarci tu, Otto. No, però da questo punto di vista
La cosa che mi dispiace appunto è che non essendo una parte, non possiamo far finta di essere di una ronda per neanche che potremmo far finta di aver sentito che c'era qualche problema e andare magari a ficcare un attimo il naso. Sono d'accordo, Otto. Faremo così. Sì. Vuoi essere tu il nostro sergente, Otto? Ma nessuno di noi ha, diciamo, si può identificare come sergente, potrebbe essere un problema. Ma dici? Siamo stati mandati dal sergente. Perfetto. Altrimenti non daremo spiegazioni a nessuno. Esatto, semplicemente abbiamo sentito dire che c'è qualche problema da queste parti, siamo venuti a vedere se poteva andare una mano. Basta. Sì, sono d'accordo. Non mettiamoci nei guai con le parole. Sì, visto come lavorano gli avvocati di questo paese. Ok, proseguiamo. Okay. Va bene, arrivati praticamente alla cancellata esterna, dove c'è proprio una sorta di muro. Ci sono delle mura di un castello, fondamentalmente. Arrivate alle mura, davanti al portone principale. Ok, c'è possibilità di annunciarsi oppure andiamo avanti? Un campanello? No, ci sono dei pestelli giganteschi per diciamo bussare, chiamiamo così. Busso! Pestelliamo. Ok, dopo circa una decina di minuti... faccio rubi carbonati. Sì. Arriva, il portone viene aperto con estremo rumore e un anziano in vesti da servitore, potrebbe essere tipo maggiordomo, cosa del genere, okay. Vi fa prego. Scusami, è sera, giusto? È sera, sì. Buonasera, buon uomo. Siamo della... Buonasera! Siamo della guardia cittadina. E cosa ci fa fuori dalla casa? Non ha saputo dell'epidemia? Quale epidemia? Siamo della guardia, abbiamo sentito che da queste parti ci sono stati dei problemi, così, delle chiacchiere che parlavano anche di una sparizione. Possiamo dare una mano in qualche modo? La milizia sta già indagando, mi hanno detto, la contessa è scomparsa ormai 2 settimane fa. Cavoli, sono bruttissime notizie. C'è qualcosa che possiamo fare per aiutarvi? Sarebbe il caso di acquisire qualche ulteriore informazione. Il suo nome? Ah, il mio nome è Narbe di Twin. Va, vediamo se riusciamo a far piangere anche questo. Ma la milizia è già indagato, avete già guardato dentro? No, non vogliamo guardare, semplicemente appunto essendo nuovi e non avendo ancora avuto la possibilità di avere le informazioni, sa, ci sono molte cose da fare e quant'altro, magari sa, due teste sono meglio di una, noi siamo in tre. Capisco, ma non capisco bene che cosa vogliate. Io non so come potervi aiutare, signori. Per esempio, quando è l'ultima volta che avete visto qui la contessa? E soprattutto una cosa che abbiamo chiesto, ma non siamo stati in grado di ottenere come informazione. L'ultima volta che è stata vista la contessa, era qui o era in viaggio? No, la contessa è stata vista l'ultima volta. Io l'ho vista che stava sorseggiando il suo tè nella sala di ricevimento. Quindi era proprio in per caso la sala di ricevimento è una grande sala con un orologio? Sì, come fa a saperlo? Beh, sempre dalle voci che abbiamo avuto. Potremmo vedere questa sala? Per le impronte. Quali impronte? Roba di milizia per le investigazioni. Sarebbe complicato spiegargli adesso. Devi fare un test di charm. Merda. Fatto 39, ho 39, quindi 0. 0. E lui ti guarda e fa... la milizia mi ha detto che hanno già fatto tutto quello che si poteva fare. No, assolutamente, non vogliamo disturbare assolutamente buon uomo. Da questo punto di vista...
non, se non è in questo momento possibile entrare per continuare le indagini, magari vedremo anche di parlare con il capitano e organizzare in un secondo momento. Quello che ci premeva adesso un attimo capire è a questo punto quante persone ci sono nella magione, e oltre alla contessa, tra le persone che sono in questa magione, è sparito qualcun altro? No, nessuno è sparito oltre la contessa. E più o meno a quante persone ammonta lo staff che vive qui? Ah, saremo circa una trentina. Oh, ok. Sono stati interrogati tutti? Ah, certamente, avete già interrogato tutti. Perfetto, queste sono tutte informazioni molto molto interessanti. Lei ci è molto utile. Era molto affezionato, giusto, alla contessa. Mi ha detto che comunque il suo staff ci teneva molto. Oh sì, era una donna molto gentile. Cavoli. Speriamo che non le sia successo nulla di grave. Ma adesso in questo momento è venuto qui un qualche suo parente per prendere cura della magione, oppure... No, nessuno è venuto. Ok, abbiamo saputo che ha un nipote. Oh sì. Ma Wolfgard non è, il signorino Wolfgard non è tanto dell'idea di visitare questi luoghi. Mentre Otto parla col tizio, io sussurro ad Alexander: dobbiamo vedere la sala dei ricevimenti. Anche secondo me. A questo punto gli dico: ascolti, visto che vogliamo fare appunto le cose normali, con chi bisogna parlare per poter avere accesso e continuare le indagini? Può decidere lei, oppure c'è qualcun altro, magari non so se sia lei il capo dello staff, oppure se ci sia un capo maggiordomo a cui poter chiedere? Ah, no, mi serve un mandato. Ok, perfetto, la ringrazio per le informazioni, buon uomo. Prego, buona serata. Hanno un'aspettativa di vita media di morto alla nascita e vogliono i mandati. Capito. Mi capire. No, non vi preoccupate. Va bene. Ok. Otto, dobbiamo trovare un sistema per entrare in questa casa, c'è qualcosa che non mi convince. Qualcosa che non mi convince è legato al sogno, questo sicuramente, però non ho ancora capito se questi sogni ci stanno guidando o ci stanno ostacolando. Quindi io faccio un test di un'intuizione sul sesto senso prima di salutare, però tanto non funzionerà. 35. Io ho sesto senso su intuition, quindi 31, e quindi comunque 0. Ok. Che cos'è che volevi sapere? Cioè, si riguarda che sesto senso. Ok. Non c'è nulla di pericoloso in questo momento, non c'è nulla che ti dà allarme o segni di cose assolutamente strane, paranormali o cose del genere in questo momento. Vabbè, sì. Sicuramente all'interno comunque qualche traccia c'è. Ok, sì. Quindi questo è interessante. Avete visto anche voi come funziona la legge da queste parti? Saranno entrati, avranno sputato per terra, avranno parlato con un paio di persone e avranno detto: beh, è sparita, vi facciamo sapere. Penso che con quello che abbiamo vissuto noi sia interessante. L'unica cosa, se fosse stata anche una casa con 5 persone, potevamo provare a entrare di notte. Con 30 persone il rischio è troppo alto, per cui si entra per vie ufficiali. Chiederemo al nostro Rudy allora di procurarci un mandato. Ok, però prima anche di tutto... se visto la nobiltà della famiglia potrebbe essere complicato. Secondo me la cosa che dobbiamo fare in questo momento è guadagnarci la fiducia del sergente e del capitano. Però attenzione, ragazzi, secondo se me chiedessimo alla stavo per dire proprio quello. Ci ha lasciato il suo biglietto da visita e a quanto pare manipola molto bene il giudice, e credo che il mandato lo rilasci il giudice. Però se noi in quale ambito del diritto, Fra? Ma anche se fosse comunque sia, fare qualcosa di ufficiale senza avere alle spalle qualcuno che ci protegga è molto pericoloso. Quello che dobbiamo fare noi adesso è anche quello che ci ha poco velatamente consigliato di fare l'avvocato. Facciamo il nostro lavoro.
cerchiamo di portarci dalla nostra parte qualcuno e alla svelta, e a questo punto poi ci possiamo muovere. Faremo così, Otto, faremo così. Bene, diciamo che ormai si è fatta notte e... è ora di andare a riposare. Andare anche a dormire, effettivamente. Passano... però sono abbastanza contento di un paio di informazioni che abbiamo preso e che mi segno. Ok, diciamo che passate 2 o 3 giorni a fare pattuglia abbastanza noiosa con Rudy. Rudy è un buon tempone, vedete che ha gran poca voglia di lavorare, in realtà. E da Tilea viene pure lui, ci capiamo. E per lo più... sì, dalla bassa Tilea, però. Ovviamente. Dalla Tilea... Lady Lucini, anch'io, sa. No, Rudy Klampenklung sembra essere un imperiale vero e proprio, però con scarsa voglia, diciamo, di lavorare. Dai. Comunque... ecco, magari il nonno. Io provo, da questo punto di vista... ovviamente a me sta simpatico, quindi non sto facendo finta. Io da questo punto di vista provo a farmelo amico, e dopo magari, come hai detto tu, che passiamo un paio di giornate, magari dopo appunto un paio di giornate in cui magari lui impara un attimino anche a conoscerti, comincio ogni tanto a cercare di fargli capire che mi interesserebbe, anche oltre alle mansioni che già abbiamo, provare a indagare sulle scomparse. Intanto non parlo ancora della contessa, delle scomparse. Rudy fa: le scomparse, sì, è una brutta rogna quella, però troppo lavoro, troppo lavoro. E poi non devi farlo tu. Se non lo devo fare io, tutto a posto. Esatto, mi interesserebbe da questo punto di vista. Ne dobbiamo parlare col capitano? Possiamo avere, magari, non lo so, già direttamente l'incarico da te? Posso parlarne e mettere una buona parola per voi al capitano e farvi Perfetto. Avere magari qualche mandato. Grazie, perché è interessante da questo punto di vista. Penso che se veramente vogliamo aiutare questa gente, una delle cose più brutte che sta succedendo sia questa. Nulla togliere alle ronde, che sono ovviamente, penso, il fondamento del nostro lavoro. Ok, noi faremo lo stesso. Rudy praticamente ti guarda e fa: sono proprio contento di averti incontrato, Otto. Sei un ottimo miliziano. E nel frattempo comincia a disegnarsi una riga in mezzo alla faccia di Otto. ok, più o meno dopo una settimana di ronde. Volete fare qualcosa in questa settimana? Succede qualche cosa, facciamo sempre la stessa ronda, non viene fuori niente. Fate delle ronde, ma okay. È tutto abbastanza tranquillo. Ecco, io onestamente non vado a cercare di gettarmi in cose particolari, però quando succedono cose anche piccole come quella del gatto, la minima opportunità che si ha di aiutare nelle piccole cose la popolazione, io ripeto spesso quella frase che le persone si possono fidare di noi all'interno della guardia. Ok, sì, vi capitano proprio delle situazioni, ma proprio banali, nel senso discussioni, semplicemente magari un tizio ubriaco che deve essere semplicemente messo tranquillizzato. Però diciamo che le vostre ronde le passano di giorno in giorno abbastanza noiose e piuttosto ripetitive, con Rudy che ovviamente tende a fare il meno possibile di quello che è il suo dovere, insomma. Se non che un giorno... Gradirei, sì. Se c'è la possibilità, sì, vai. Di provare a fare una visita all'orologiaio. Ok, puoi farlo una delle sere in cui finisci la ronda o la mattina prima di iniziarla. Avendo visto anche l'orologio, se mi dici che la cosa, ti accompagno. Parlo ovviamente insieme con i miei compagni di avventura. Andiamo a vedere cosa ci dice. Ok, vi recate nel luogo che avete, diciamo, vi è stato indicato, e arrivate a una piccola bottega piena di orologi. Il ticchettio è abbastanza, come dire, inquietante in questo negozio. Ok, vai Sebastian. Una volta entrati, il negozio sembra essere vuoto. Come si chiama? Si chiama Il Tempo di Sigmar. Bellissimo. Ah no, ma Umba è famoso per i nomi dei posti, perciò glieli chiedo.
Beh, intanto che pare non ci sia nessuno, mi guardo intorno e se proprio non c'è nessuno comincio comunque a ispezionare il negozio. Ok, il negozio sembra particolarmente curato, vedete che gli orologi sono ben tenuti e super puliti e tutti quanti battono la stessa ora precisamente. C'è nessuno? Non c'è nessuno. C'è qualche orologio che assomiglia al pendolo del sogno? Ci sono dei pendoli, ma nessuno è uguale a quello del sogno. Ok. E quindi non c'è nessuno, le sta chiamando da un po'. C'è nessuno? Mi sento molto la particella dell'acqualete. Dopo un po' sentite come dei passi. E a un certo punto si apre una botola dal terreno in legno e vedete uscire un tizio sulla quarantina con dei baffotti arricciati, degli occhialini molto spessi e abbastanza calvo e fa: oh, scusate signori, non vi avevo sentito arrivare, ero giù in bottega. Nessun problema, sta lavorando, buon uomo, è più che... è molto bello vedere una persona dedita al suo lavoro. Come posso aiutarvi, guardie? Vai, Sebastian. In realtà siamo nuovi nella guardia, quindi stiamo visitando tutti i bravi mercanti e artigiani, in questo caso potremmo quasi dire artisti, della nostra cittadina. Non fate così, mi sento lusingato se mi chiamate pure artista. Ma assolutamente un artista, poi quello che sta dietro una sorta di, potremmo chiamare, la magia del tempo, degli orologi, è sicuramente qualcosa di affascinante, ma chi meglio di voi può parlarci di questa cosa, immagino. Beh sì, diciamo che come potete vedere ho degli ottimi esemplari di orologi. Se ne avete bisogno posso consigliarvi anche degli ottimi orologi da taschino. Come fanno a polso, gli affari? Non c'è niente? No, polso. Come vanno gli affari in una città come questa? Per un artista come lei? Beh, abbastanza bene, devo dire. Anche se ultimamente... gli Jungfreud hanno causato parecchi problemi anche all'economia della nostra città. In che senso? Beh, insomma, governavano la città e l'hanno abbandonata. Quindi, adesso il nuovo governo non sta facendo niente? Beh, siamo senza dei governatori. Ma non c'è un'autorità che sta... Certo, abbiamo il borgomastro, ma siamo senza, diciamo, i nostri governatori di riferimento. Altri nobili che possono prendere le redini? Sappiamo che, purtroppo sappiamo che la contessa è scomparsa, ma qualcun altro che possa, da questo punto di vista, farsi avanti? Non sapete se ci sia, noi siamo abbastanza nuovi. So che ci sei. Beh, alcuni nobili stanno cercando di riportare l'ordine all'interno della, diciamo, della classe dirigente di Denafen, ma nessuno, diciamo, riesce a prendere una decisione unica e univoca per la città. Nemmeno i Karstad? I Karstad sono una famiglia abbastanza ricca, però qua a Denafen, nello Stirland, hanno poca influenza. Ho capito, un peccato, mi sembrano brava gente. Sì, lo sono, certo, però sono poco influenti qua nello Stirland. Ho una... Posso, Sebastiano, o vuoi farti una domanda? Vai, intanto. Guardi, noi stiamo indagando un pochettino anche sulle sparizioni che ci sono state e quant'altro. Abbiamo sentito parlare un po' della stanza in cui la contessa è sparita e ci hanno parlato molto bene di un orologio. Gliel'ha venduto lei, signore? Ah, sì, state parlando della contessa Longfellow? Sì. Oh beh, certo, sono un master orologiaio, ho creato un pendolo per la contessa.
Sì, altre guardie che l'hanno visto ne sono rimasti molto molto colpiti. Eh beh, devo dire che è uno dei miei capolavori. Mi sono impegnato per almeno 3 settimane di lavoro per farlo. Così poco? Beh, sono molto bravo a fare orologi. E poi i componenti li avevo già pronti. È interessante comunque che... Cavoli, abbiano fatto sparire... Scusate ragazzi, io non vi ho, non vi ho sentito. È andata via la connessione. Cos'è che ha detto? Niente, ho chiesto se è lui che ha venduto l'orologio alla contessa, ha detto di sì, che è suo, vabbè, poi gli abbiamo fatto i complimenti perché ne abbiamo sentito parlare molto bene, eccetera, eccetera, e adesso appunto lo chiedi, ma la contessa è venuto qui, l'ha scelto oppure gliel'ha commissionato? No, mi è stato commissionato dalla contessa, però la contessa non ha mai avuto il piacere di conoscerla. Ah, che peccato, ok, sì, era interessante perché, visto che ci è andato a essere così particolare, volevamo sapere... Ma le richieste erano molto specifiche, me lo ricordo. Che tipo di richieste hai fatto? Beh, mi aveva richiesto che il pendolo battesse in un certo modo e la struttura, diciamo, e tutta la custodia del pendolo fosse fatta in un certo modo, avesse determinate decorazioni, insomma, è stata piuttosto concisa e specifica nella richiesta. Che donna particolare doveva essere la contessa? Già, molto illuminata. In che senso illuminata? Beh, sicuramente mi ha mandato dei disegni tecnici dell'orologio, cosa che solo un professionista sarebbe in grado di fare. Ha ancora quei disegni? Sì, dovrei averli da qualche parte. Li possiamo vedere? Vado a cercarli e scendo di nuovo di sotto. Torno dopo 5 minuti con questi, diciamo, rotoli di carta che stende sul bancone del negozio e vi mostra. Sono disegni tecnici dell'orologio, del pendolo che avete visto. Io lo guardo e dico, guardi, secondo me questo, non so come mai, ma mi tocco proprio il naso e dico... Questo è molto interessante, potrebbe portare a qualcosa. Le posso commissionare? Quanto dovrei pagarla per avere una copia di questi progetti? Per avere i disegni, intende? Sì, una copia. Lei è un artista, quindi se riuscirebbe a replicarli? Oh beh, certamente. Non glieli voglio portare via perché sicuramente questi ne serviranno, giusto? Ma in realtà no. Ah, sarebbe possibile averli? Beh, certamente. Ok, molto molto gentile allora. Penso che stia facendo un grande servizio alla sua città. Oh, se posso essere d'aiuto, volentieri. Bravo, Otto. Ok. E vedete grazie che mille. Riarrotola questi fogli e ve li dà. Perfetto. Per noi profani, cos'ha di particolare? Mi ha parlato del modo di battere dell'orologio, sai, io ci capisco, noi ci capiamo poco di queste cose tecniche, ma lei che è un artista cosa ne pensa? Che peculiarità potrebbe avere un orologio di questo tipo rispetto a quelli che normalmente lei produce? Beh, innanzitutto che dentro c'erano materiali molto costosi, come oro, e poi soprattutto... Fida. E poi soprattutto la contessa era stata specifica nelle indicazioni di come dovesse battere, quanto era doveva essere rumoroso il pendolo e come dovessero essere scandite i cambi di ora, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, era Secondo lei perché? Beh, insomma, i nobili hanno sempre strane richieste. Certo, metto a ridere. E poi soprattutto, si sa, questi oggetti sono alle volte anche un po' più di semplici orologi. Devono andare ad arredare gli interni di una casa nobiliare, quindi, sai, i nobili ci tengono a fare una buona figura, una buona impressione sugli ospiti. Soprattutto la contessa mi hanno detto che era sempre all'ultimo grido, secondo la moda. Sì, così ho sentito anch'io. Poi nel Mutland ho sempre sentito cose particolari, appunto, anche dell'ingegneria che si fanno commissionare i nobili, si parlava anche appunto di meccanismi nascosti dentro le cose, ma credo che non sia possibile, vero, fare una cosa del genere. Beh, non in un pendolo. Immaginavo. Non in un pendolo di quelle dimensioni, di certo non ci sta una stanza segreta. No, solo una stanza segreta, magari... È uno scomparto?
Esatto, quando lei... nascondono cose e riescono a tirare fuori il momento giusto. Ora che mi ci fate pensare, effettivamente la contessa ha voluto fare montare proprio dietro al pendolo un piccolo sportello. Oh, caspita, questo potrebbe... I nobili come sono stravaganti. Dico io, cosa se ne farà mai qualcuno di uno sportello dietro un pendolo? Beh, te l'ho detto, c'è chi è capace di nascondere qualcosa di importante, magari, non lo so, un ciondolo importante, oppure per fare dei trucchi durante le feste, chissà cosa pensano i nobili. Vero. Ma non le ha detto niente, chiede all'orologiaio, a cosa le potesse servire questo sportellino? Non mi sono chiesto il perché, dopo tutto sono un umile orologiaio io. Non deve essere così umile, lei è un grande orologiaio. Lei è un grande artista. Grazie, ma davvero mi state lusingando troppo. L'ottimo lavoro va riconosciuto, signore. Sono contento che il mio lavoro vi piaccia. Certamente. Lo salutiamo, a sto punto possiamo anche andare. Salutiamolo, ringraziamo e andiamo. Se ha bisogno, la guardia cittadina è qui a sua disposizione. Potevi chiedere se aveva una figlia carina. Sto punto. Ha una figlia carina? Fermo. Lo chiedi veramente? No, veramente. Ok. Però in realtà... Perché ce l'aveva? Gli pugnalo il ginocchio se lo fa. Avrebbe potuto averla, che ne sai? Se non chiedi, non lo sai. Se lo chiedi ti rispondo, se non lo chiedi non ti rispondo. No. Ok. Va bene, dopo appunto una serie di giorni di pattuglia, mi capita un giorno di essere sempre a pattugliare nella solita zona e dovete fare un test di percezione. Eccomi. Meno 1. 69. Meno 3. Meno 1 anch'io. Ok. Sentite qualcuno urlare. Sentite qualcuno urlare. E portacci tu. E sta urlando al ladro, al ladro. Corro verso la... Ci precipitiamo. Ok. E vedete che c'è un tizio che è per terra. E ha, ha un livido sulla guancia destra. E mi urla: prendete il ladro, guardate, quello sta scappando con i miei soldi. Io faccio uno sprint e mi lancio all'inseguimento. Ok. Io invece, ovviamente, essendo scarso da questo punto di vista, mi fermo a dare una mano all'uomo. Ok. E anche Rudy si mette di fianco a te, tipo braccia conserte, e ti guarda mentre aiuti il tizio. Ah, perché abbiamo anche manco quello. In pattuglia siamo tutti insieme. Io gli corro dietro. No, ho detto fra cosa fai. Ah, scusa. Ma beh, a sto punto provo a inseguirlo anch'io. Ok. Bene, mi fate un test di atletica. Athletics. C'ero un cazzo. 91. Oh! Ok. Allora fra inciampa in un carretto di zucche e si ribalta clamorosamente dentro al carretto. E pensavo peggio, ho fatto meno 7. Il mercante ti urla: allora, che diavolo fai, idiota? Tu invece fai, cosa io fai? Io faccio più 1, ho fatto 25. Ok, tu sei 31. Invece lo stai seguendo, riesci a vederlo e ti stai accorciando le distanze. Vai, di nuovo, test di atletica. E non ti dico la... Aspetta, no, ritiro il dado. È uscito un 10 comunque. Allora... come ritiro un dado? Faiz, metti subito la telecamera. Accendi subito la telecamera. Ci aggiungo. Aveva fatto 110 come minimo. No, solo... Aspetta, devo vedere. E adesso è troppo tardi, avrei già barato. No, mi è caduto quello delle unità. Mi è caduto quello 10. Delle unità. E mi è caduto quello delle unità. Aspetta, che sei un gaglioffo. Sei un gaglioffone. Devo ritirare? No, cosa hai fatto? Ah, 18 più 2. Ho già capito che devo integrare i dadi digitali dentro a questa roba. Perché è cascato un dado. Eh sì, dicono tutti quelli. Rimbilico.
Era in 18. Bilico. 18. Quindi quanto? Più? 2. Ok, stai accorciando le distanze, il tizio prova a rovesciare dei barili di qualcosa, di una sorta di sostanza per strada, ma tu in qualche modo riesci ad evitarli e a proseguire l'inseguimento. Meno male. Ok, ti stai avvicinando a lui e devi fare un altro test di atletica per provare ad acciuffarlo. Ecco, 95. Ok, ti lanci verso di lui per provare ad afferrarlo. Aspetta, e lui... ti dico su meno 6. Sì, sì, vabbè. Ti lanci verso di lui per afferrarlo e lui riesce in qualche modo a scapparti via e tu ti ritrovi pancia a terra con le braccia protese. Ecco, la figura di merda non si poteva evitare in questo. Va bene. Almeno riesco a vedere come è fatto. Puoi provare a continuare a inseguirlo. Certo che provo a continuare a inseguirlo. Tu, ma cosa fai invece per un altro test di atletica? Allora. Hai perso tutto il vantaggio che avevi. Tu, Marco, invece cosa vuoi provare a fare per rincuorare il tizio? Vedi che è piuttosto, diciamo, ecco, agitato. Provo a calmarlo dicendo... Meno 4, umbe. Perfetto. Lo stai perdendo di vista. Ma da che parte giochi tu? Non ho capito. Non è colpa mia se tu fai meno 4. Ho capito, quando faccio quelli buoni me li vuoi far ritirare e non ti fidi. Non è che te li voglio far ritirare, sei tu che li volevi ritirare. No, ma mi è cascato solo uno dei due. Vabbè. Ok, Marco, dimmi. Io provo a tranquillizzare la persona dicendo: guardi, so che ha subito un furto, ma l'importante è che non le sia stato fatto del danno fisico, sta bene? Ah, sì, insomma, mi gira un po' la testa. Ha bisogno di un medico? Quel brigante mi ha tirato un cazzotto. Ok, ha bisogno di un medico? No, penso di riuscire a cavarmela. Allora, lo aiuto a rialzarsi e nel frattempo cerco di parlare per tenerlo calmo, per aiutarlo. Ok. Purtroppo siamo arrivati e eravamo un po' troppo lontani. Spero che il mio socio riesca a catturarlo. Continua a tirare così, non ti ci fare troppo affidamento. No, ma cioè, ok, Pais, di nuovo atletica. Vai, Pais, crediamo in te. Ecco, l'avete chiamata, 97, peggio di prima. Orca. Praticamente succede questo: mentre stai cercando di inseguirlo e vedi che stai perdendo traccia, provi a lanciarti all'inseguimento più spietato. Il problema è che ti caghi addosso. No, si schianta contro qualcuno. È un tizio che purtroppo esce da un posto, improvvisamente tu non riesci a evitarlo e ti inciampi su di lui e cadi per terra. Prendi anche un danno. Niente più, umbe. Una domanda, Umberto, comunque sia, qualcuno di noi è riuscito, quando comunque siamo arrivati che ce l'ha puntato, a vederlo in faccia? No, giusto, era girato in faccia. No, avete visto solo come era vestito. Neanche io che ci sono arrivato. Di faccia hai visto un po' i tratti somatici generici, però non saresti in grado di individuare, cioè di capire. Aspetta, Umba, che vado a prendere una matita. Aspettami un attimo. Fai un test di atletica per prendere la matita. Ok, io adesso faccio una cosa, dico intanto se mi può descrivere la persona che ha rubato, o se lo conosceva, o se... No, non lo conosco, è uno di quei furfanti che abitano in città, sarà stato qualche furfante così, io non ho idea di chi fosse. Gli chiedo se me lo può descrivere. Lui ti dà una descrizione, ma è abbastanza tipo capelli castani, scuri, un naso piuttosto aquilino, occhi piccoli... barba. Ma noi recuperiamo punti ferita dormendo in questi giorni? Sì. Mi sale, certo. Da una settimana, perché sono 8 punti ferita. Torniamo pieni? Sì, sì, siete pieni. Ah, ok, questa è una cosa buona. Sì, sì, siete pieni oggi. Ok, beh, io comunque cerco di essere il più professionale possibile. Ok. Quindi io vado a 14, allora aspetta. Vuoi provare a fare un disegno? Non so quanto sia bravo a farlo, non so neanche scrivere, quindi... Ok.
posso provare da questo punto di vista, ma aspetta, prima di provarlo, cosa servirebbe? Allora, per provare a fare un identikit, un disegno, a parte che ti serve penna, cioè carta e penna, che, qualcosa. Che non ho, ce l'ha, non ce l'ha Fra. Sì, però ok, ma Fra stava correndo dietro con te, quindi cosa servirebbe? Ma non è lì stramazzato, non è stramazzato. Io sono stramazzato in mezzo agli zuccherini. Alle zucche, scusa. Allora, in realtà per disegnare c'è proprio art. Non ce l'ho, quindi niente. Ah no, sì, c'è, scusami, art. Micchia, davvero? Eh sì. Ho 47. Provare a disegnare un identikit da quello che ti sta descrivendo lui. Allora, ok, chiedo al sergente se ha carta e penna. Fa, oh sì, certo che ce l'ho, guarda, tieni. Basta che non devo fare niente, io poi dopo c'ho tutto. Esatto. Ok, dai, ci provo. Provo a vedere un attimo se riesco a scrivermelo. Faccio anche più due se ti interessa. Beh, riesci a fare un buon disegno. Per la descrizione che ti ha fatto è piuttosto rappresentante quello che lui ti ha descritto. Quindi... Okay, sappiate che in questo momento, mentre Otto sta dicendo questa cosa, comincia a dire: ci sto prendendo gusto a fare la guardia cittadina, e lo pensa. Ok. Ok, Pais, test di atletica, eccomi. L'hai scritto che hai subito un danno? Sì, adesso ne ho 14. Vai. Oh, 13 più 2. Ok, con un balzo felino. Praticamente ti tiri su e incomincia a rincorrere il furfante. Sì, poi arrivano ad Aldorf, recuperando un po' di strada. Fin tanto che non riesci ad avvicinarti lui abbastanza da riprovare ad acchiapparlo. Vediamo. Devo tirare di nuovo? Sì, vai. Ma io non ho successo. No, è successo solo sulle contrapposte, giusto? Ah. Uh-huh. Però posso usare il fortuna per ripeterlo eventualmente. Yes. Ok. No, 25 più 1. Ok. Riesce a bloccarlo afferrandolo per un, diciamo, questa sorta di giaccotto. Braccio. Per il giaccotto lo riesce ad acchiappare e far cadere. Ah, disgraziato, chi sei? Identifico, lo prendo per le palle. Chi sei? Come lo prendi per le palle, Pais? Allora. Sì. La sapete la barzelletta? Il lato violento della guardia. Della guardia, cittadino. La legge sono io. Sapete la barzelletta? No, quale? C'è un carabiniere che insegue un ladro. Beh, perché lo hai fatto? Se lo prende e lui sta cercando di arrampicarsi, lo prende e lo acchiappa per le palle. Allora dice, incomincia a stringere, fa chi sei? Questo... Stringe ancora di più, chi sei, come ti chiami? Stringe ancora di più, chi sei? Vincenzo, mi chiamo Vincenzo, ma Vincenzo chi è? Stringe il muto! Hai rotto Marco, credo. Vincenzo il muto. Okay. Non la sapevate questa barzetta? È vecchia, no, questa mi mancava. Vabbè, io lo prendo, se riesco lo prendo per le palle e stringo e dico chi sei? Lasciami stare, dico ancora di più, chi sei? E lui fa, sono Victor, lasciami in pace. Il muto? No, stupido. Fatti restituire il mal tolto. Comunque ti ha detto stupido, non vorrei dirlo. Io gli tiro un cazzotto. E sviene, ma... poverino. Che cazzo, ho capito. Quell'altro non gli faccio niente, questo lo ammazzo. No, so il modo per da non farlo svenire. Ma no, l'hai fatto. Vabbè, svenire. Ma scusami, è buono che l'hai fatto svenire. Lo portiamo in prigione. Che cacchio. Volevo interrogarlo. Portiamocelo in prigione. Lo interroghiamo, quello sarà bello chiuso in una prigione e non scappa più. Lo prendo. Io ho le corde per legarlo? No. Come no? Che cazzo, ci hanno dato le manette? Ci hanno dato le manette? No. Che guardia cittadina siamo? Fasulla, probabilmente. Non lo so, Pais, ma non vai in giro con la corda e le manette. Hai la tua spada, però. Gli taglio le mani, cosa devo fare? Legalo con la spada.
Esatto. Va bene, me lo porto indietro da svenuto. Va bene, ok, lui pesa un bel po', ma lo riporti fino a dove c'era. Aspetta, i vostri compagni. Quanto ha di encumbrance? Un bel po', infatti fa fatica a trasportarlo. Ci metto il tempo che ci vuole. Ok, Alexander, ti facevo più in forma. Tu, Franz, sei ritornato dove c'è Otto? Tu perché, tu perché non sei venuto a darmi una mano? Avevo voglia di zucca. Sei anche un po' sporco. Dopo mezz'oretta circa, il paesello ricompare. Alexander von Manfred ricompare con sopra le spalle questo corpo unconscious. Un po' anche deforme. Faccio i complimenti ad Alexander. Anche il buon Rudy vede che applaude. Ben fatto Alexander, ben grazie, fatto. Grazie sergente, grazie. Ecco, fatemi vedere. Delinquente in meno, ammanettiamolo prima che si risvegli. Si rivolge a una delle botteghe di fianco e fa portatemi della corda, grazie. E vedete che lega il tizio e prende il borsello che apparteneva probabilmente al tizio. E vede che li rovescia sulla sua mano e li comincia a contare. E un po' ne rimette dentro al borsello. E l'altra metà se la mette in tasca. E poi dà il borsello al tizio poverino che è al tizio che insomma, che ha visto tutta la scena, giusto? Certo. Sì, sì. Cioè, in realtà è abbastanza svarionato, quindi in realtà non è che... Cioè, secondo te l'ha visto, però non è detto. Ok, allora, io a questo punto lascio questo punto gongolare... Rudy non lo fa nascondendo la cosa, lo fa proprio... No, ok, immagino. Mi interessava questo. A questo punto io vado vicino al poveraccio, ok, gli prendo un gomito e gli dico venga con me e lo porto un attimo più lontano. Ok, lo porto lontano e gli dico mi spiace per quello che è successo questa giornata e le posso dire, ha visto, io e i miei compagni ci siamo prodigati per... Grazie mille. E i due compagni giovani ci siamo prodigati per aiutarli. Purtroppo, come vede, non tutta la guardia è a favore della cittadinanza, però ricordatevi una cosa, almeno questa metà l'avete riavuta e ricordatevi che c'è chi ci tiene a voi cittadini. E fa, no, ma vi ringrazio, grazie mille. Ok. E gli auguro una buona serata e di riprendersi da questa brutta esperienza. Otto, il tuo piano per innescare la rivolta della città mi piace un sacco. Te l'ho detto che non me la facevo andare giù, quindi. Sì, no, ma ci sta, A questo punto io faccio vicino al sergente, cosa ne facciamo di lui adesso? Ah, questo lo portiamo in prigione. Per direttissima, non lo interroghiamo prima? No. Alexander andrebbe perquisito prima, che non abbia addosso qualcosa che nel momento in cui si dovesse riprendere potrebbe magari... Effettivamente è vero, allora, signor sergente. Ok, però questo te lo dico, lo dico fuori dal gioco, Sebastian, hai visto anche tu che metà della roba sparisce, ma visto che lui non lo vuole interrogare, interroghiamolo e perquisiamolo lui dentro così ci teniamo la roba. Ok. No, in realtà volevo fare un'altra cosa, ma... Vabbè. Ah, no, vai tranquillo allora. No, ormai l'abbiamo detto, io... Sono soltanto io che stavo pensando proviamo a perquisirlo, sergente, cosa dice? Perché sto preparando la prossima ballata. Vai allora. Sto preparando la prossima ballata. Il sergente Rudy fa... La prossima ballata, stai buono. Il sergente Rudy fa... Perquisiamolo, controllate, diciamo, che non abbia niente addosso. E effettivamente non ha null'altro se non i suoi vestiti. Avete svolto un ottimo servizio, ragazzi, oggi ed è per questo che mi sento in dovere di fornire anche a voi un po' di diciamo vil danaro e vi dà a ciascuno di voi uno scellino. Grazie. Ringrazio per il cameratismo. Uno di quelli d'argento? Sì. E vi dite, dopo tutto anche noi abbiamo bisogno di mangiare. 22 e 23. Io dico, effettivamente una cosa, noi siamo ovviamente stipendiati. Ma no, noi non siamo stipendiati, noi siamo costretti. Ah, non siamo stipendiati? Assolutamente no. Cioè, che cazzo lo stiamo facendo a fare?
Siamo obbligati, Pais, se no ci mettono a morte. Cioè, ma così funziona il diritto nell'impero? Sì, ok. Appunto, era meglio siamo... Manfred von Karsten. Noi siamo cosche... Alla fine di questa avventura, Pais, capirai che Manfred è stato generoso con il vecchio mondo. Ecco. Chiedo a questo punto a lui, non siamo, siamo coscritti, ma per voi com'è la paga, per curiosità mia? Ah, io da sergente, ogni tanto mi danno un po' di provvigioni, però insomma, la vita è dura qui a Denafen. Non crediate che le cose siano tutte rose e fiori. No, non credo quello, anzi ho visto che avete anche un bel da fare. Era appunto una domanda, cioè, contando che mi sembra anche che la città in questo momento stia facendo molto, molto riferimento a voi. Sicuramente io... avete vitto e alloggio, questa è una cosa importante. Ah, quello assolutamente, ma appunto la cosa che mi sembrava strana è che comunque la città non investisse nella sua guardia. Purtroppo, una volta che gli Jungfried sono andati via dalla città, quegli stolti... E poi abbiamo vitto e alloggio e un buon amico come te, Rudy. Ah, assolutamente, io sono il miglior amico da avere in questa città. Ben detto, Sebastian. Anche Sebastian comincia a comparire una riga in mezzo al volto. Ok. E fa... Però sì, insomma, la vita è dura qua a Denafen e bisogna arrangiarsi come si può. È vero, vero, vero. Oh sì, è una lezione che stiamo imparando molto alla svelta. D'altra parte, per gli eroi della guardia cittadina, nulla è sufficiente. Qua siamo arrivati ai massimi livelli di cresce il naso, fra? No, avevo la faccia da culo. Che... Ah, proprio. Vabbè, portiamo questi Vabbè, portiamo, allora. portiamo questa canaglia nel posto che gli compete. Okay. E sussurro a loro due. Speriamo di non ritrovarcelo come collega settimana prossima. No, ma a me interessa. E rispondo ad Alexander: dipende dall'avvocato. Ecco, no, gli dico: no, ma in verità a me interessa. Interessa interrogarlo dopo questo. Intanto portiamo in prigione l'avvocato, fare... poi dopo. Vabbè, l'ho portato in prigione. Ok, quando arriviamo in prigione io dico al nostro Rudy, tu sei affaticato più di tutti noi, ma perché non ti prendi una pausa intanto che noi mettiamo a posto questo losco individuo? Ah, beh, Sebastian, vedo che hai capito che ormai un anziano come me deve prendersi le sue pause. Beh, affido a voi l'interrogatorio del criminale. Non Perfetto. Ti preoccupare, ti raggiungeremo magari per bere qualcosa insieme più tardi. Ah, mi raccomando, non lasciatela avvicinare a nessuno, mi raccomando. Molto bene. Ok, nessun problema. Beh, okay. Allora domani, ragazzi. Per oggi abbiamo fatto. Domani, Rudy. A domani. Domani. Ok, lo mettiamo nella cella. Sì. Prendiamo un bacinello. Ma tanto. No, prendiamo una bacinella d'acqua fredda. Abbiamo dell'acqua fredda lì anche un po'. Ok, voi state pure fuori, io entro e cerco di svegliarli. Ok, sto prendendo l'acqua. Si sveglia. Io entro con Otto, comunque sto in disparte, ma gli do. Ok. Sto lì per dargli una mano. Dico, come puoi immaginare, sei in arresto. E mi fa. Okay. Io che sono rimasto fuori, gli dico, e non è la cosa più brutta che potrebbe succederti oggi. Quindi. E mi fa, ok. E gli dico, guarda, ti è andata male, amico, e mi dispiace che tu sia costretto a rubare per vivere. Immagino che non sia una scelta per te. No, è che io, non mangio da almeno una settimana, sto morendo di fame. Ecco, una cosa che possiamo fare per te comunque adesso è fare in modo che qualche guardia ti porti un pasto, almeno qualcosa da mettere sotto i denti. Sì, vi prego, ho tanta fame. E vedremo anche di fare in modo, da questo punto di vista, di fare in modo che la pena non sia troppo severa per te.
Dipende dall'avvocato. Che, no, che non vuol dire, che non vuol dire un cazzo, ok? Io lo so benissimo, no, che non vuol dire un cazzo. D'accordo, ho detto tutto e niente. Vedo se vero rispetto a cosa non si sa. Però l'importante è che lui la senta. Ok, grazie, grazie. Noi, come puoi immaginare, abbiamo fatto il nostro lavoro. Ti abbiamo catturato perché il nostro lavoro è fare questo, come tu sei costretto a fare... A cercare di rubare per mangiare qualcosa, noi siamo costretti a fare questo, però sappi che non ce l'abbiamo con te e non vogliamo assolutamente farti del male. Ok, beh, grazie. Perché non ci racconti un po'? Noi faremo di tutto per aiutare te. Tu ricordati che noi ti abbiamo aiutato. Me lo ricorderò. Ok, lascio a te, Sebastian. Perché non ci racconti un po'? Che conosci il mugnaio, no? Schiaffo! Come non conosci il mugnaio? Bam! Altro schiaffo! Dove hai conosciuto il mugnaio? Bam! Non lo conosco il mugnaio! Dove hai conosciuto, esatto, il mugnaio? Bam! Prendetelo per le palle, funziona! Ti è piaciuta questa cosa delle palle a te? Mi chiedo di raccontarci un po' la sua storia, quindi diciamo, lui ti racconta una storia tristissima dove lui praticamente ha perso tutta la sua famiglia, è un disastro totale, cioè non mangia da settimane, è povero in canna, cioè è una storia tristissima. Alexander, recupera del pane per favore per questo nostro amico. Devo proprio, Sebastian? Non vogliamo dargliela come ricompensa per le cose che ci dirà? Beh, intanto tu portalo. Vabbè, vado a prendere un pezzo di pane, c'è un po' di pane lì dal refettorio. Sì, spendi... No, nel refettorio non c'è del pane adesso. Non ci tocca niente, vabbè, vado a prendere un po' di pane, spendo. Spendi 2 penny. Va bene. 2 penny quanti sono? Sono, allora, 24 penny sono un silver. Scusami, non... No, scusami, perdonami. 24, no. 12 penny sono un silver. Quindi non viene dato del cibo ai detenuti? No? No, ci sono degli orari specifici, voi lo volete prendere, okay, adesso. Perfetto, perfetto. Quindi io ne ho 4, 20, 23, più 3 sono 26 e 12. Ok, diventa 11, ok. Ok. Sì, sì, ci sono. Ok, torni con il pezzo di pane. Ok. E lui fa pane, sì, pane. E dopo che ci hai dato le informazioni, che informazioni volete sapere? No, ma vuole sapere Pais è un poveraccio che ha rubato delle cose. Ok, che ci può dire qualcosa, ma comincia a dargli da mangiare, sennò ci muore. Esatto. Io lo guardo, va bene. Anzi, no, dai. Forse Pais comincerebbe a mangiargli il pane in faccia per dirgli: dimmi qualcosa che non so. Va tipo, bene, dai. Cosa? E da dietro arrivo io e mi faccio il fornaio, pam, 2 schiaffi. Esatto. I miei amici sono più buoni di me. E gli do il pane. Ok. E lui si incomincia a mangiarlo avidamente. Credo che hai buon appetito. Eh sì, ho una fame boia, si dice. Beh, intanto che ti sazi, parlaci un po' di questa città, tu che vivi qui da un po'. Mi dicono che sono successe un sacco di cose strane, persone che spariscono. Sì, sono scomparse un po' di persone. E tu quanto ne sai? Così c'è dei bassi fondi. Ma niente, in realtà so che sono scomparse delle persone, ma boh, io... A casa tutti bene? Sì. Ho mio figlio piccolino. Se non mangiavi tu da 2 settimane, immagino lui. Sì, lui ogni tanto riesce a mangiare qualcosa che riesco a rubacchiare al mercato. E qui ci sono persone di malaffare in questa città. Cosa intendi per malaffare? Chi gestisce tutto quello che, diciamo, non dovrebbe essere fatto alla luce del sole. Questo che rubavi, te lo tenevi per te oppure fai parte di una corporazione o qualcosa? No, ve lo giuro, io non c'entro niente con le corporazioni.
Ma ci sono in questa città. Sai che esistono? Cerchiamo di capire questa cosa. Cosa sono le corporazioni? Allora, un gruppo di persone che si unisce per fare del crimine organizzandosi, aiutandosi. Io non c'entro niente con i gruppi criminali. Ok, tranquillo, ti crediamo, ma volevamo sapere se ci sono dei gruppi criminali, perché tutte le guardie fanno finta che non esistano. Che io sappia, non ci sono gruppi criminali. Li credo. Puoi fare un test di intuizione per capire se secondo te sta dicendo la verità. Perfetto. Test di intuizione. Gli ho dato anche da mangiare. Mi vergogno di me stesso. Ah, sì, gli credo, meno 4. Gli credi? Ne faccio uno anch'io a sto punto, visto che sono lì. 30 su intuition 30-0. A me non interessa, non tiro. Ok. Tu, Fra, secondo te potrebbe anche essere sincero, però non lo sai, cioè non ti dà l'idea di essere in una condizione dove ha la capacità di mentire, ecco. Ma più che altro questo, se la parte della corporazione non si faceva, scusami Pai, non si faceva prendere da Alexander. Ok, capito. Grazie, ci hai impiegato la vita a prenderlo. Io a questo punto, se vedo che lui comunque non è parte di, secondo me non è parte di gruppi, sembra abbastanza uno spiantato, cioè nel senso, esatto, gli dico: guarda, come ti dicevo, mangia tranquillo, riposati. Io vogliamo portare anche una copertina, non ho capito, no, cioè, è un avanzo di galera. ringrazia per il pane che stai mangiando, T'ha ringraziato. Scusa, mi sembrava Morgan che dice: ragazzi, che sei su questo palco e ragazzi che ti ci ha portato. Che cos'è? Dov'è Bugo? Che succede? L'educazione, okay. La tua maleducazione qui? Esatto, detto questo, dai, lo lasciamo riposare. Direi che il nostro messaggio abbiamo cercato di farlo passare. Ok, va bene. Ricordati che ti abbiamo aiutato. Esatto, ricordati che ti abbiamo aiutato. Passate altri 2 giorni a fare la ronda. Volete fare qualcosa extra oltre questi 2 giorni? Ma non abbiamo ancora ricevuto il mandato o roba del genere per poter No, fare. Ancora no. Ogni tanto stressiamo. Ah, più che stressare, glielo ricordiamo ogni tanto, così. E lui fa: sì, ci sto lavorando. Ho messo già una buona parola per conto vostro al capitano. Ok, mi sa come andrà a parlare col capitano. Il capitano Pfeffer mi ha già dato ottimi riscontri. Grazie, Rudy. Beh, dai, perlomeno ci abbiamo provato e almeno uno dalla nostra parte ce l'abbiamo, anche se non so quanto possa Ladro. Essere utile. No, il sorgente. No, il pezzo di pane. Stavo in ladro. Ok, dopo 2 giorni praticamente state facendo la vostra solita ronda, quando improvvisamente vedete che ci si alza del fumo da un punto del vostro quartiere. Una nuvola di fumo piuttosto intensa si alza da questa zona. Ehi, muoviti, Otto, andiamo. Ci mancavano solo i piromani, ci mancavano. Rudy, presto. Corriamo. Rudy vi segue abbastanza svogliatamente, trascinandosi un pochino l'anca. E arrivate, vedete che c'è un incendio incredibile di questo edificio in tutto il legno, chiaramente, che sta andando completamente a fuoco, e c'è la gente tutto attorno che... Abitazione o negozio? Sembra essere una sorta di abitazione. Con sotto aveva una sorta di piccola taverna e sopra c'erano degli alloggi. Ok, noi sappiamo, visto che da un po' di tempo, sappiamo se c'è un servizio per dirti pompieri coi secchi. Diciamo che ci sono delle cisterne. Di solito nei villaggi medievali ci sono delle cisterne. Sì, cioè, delle cisterne, ci sono delle cisterne in cui secchi che erano utilizzati per queste cose. Sì. Ok, quanto è lontano? Ma è lontano, non è lontanissimo. L'unica cosa è che l'incendio sembra già bello. Ok, avanti. Fa niente. Io comincio a urlare alla gente per organizzarla, per cominciare a fare il cordone di secchi con l'acqua. La gente ti urla che c'è della gente intrappolata dentro che va a quello. A quello ci penso io. Voi cominciate a portare l'acqua. Vado verso la casa in fiamme. Idem.
Rudy vi guarda e fa: ragazzi, ragazzi, guardate che questa cosa è pericolosa. Lo so. Lo ignoro, vado via. Lo so, Rudy, non ti preoccupare, noi contiamo su di te per organizzare loro a portare l'acqua. E mi fiondo dentro. E lui fa: ma lui ti urla dietro mentre stai correndo, fa: ma noi non ci occupiamo degli incendi. Ma dai cittadini sì. E questo lo urlo in modo che lo sentano tutti. Ok, va bene, mi piace. Io ti dico, mentre stiamo correndo, Otto, tanto ti supero in velocità. Esatto. Ma così ti ricorderanno di noi, vero? Oddio, ti dirò la verità, Paris, ho appena scoperto in verità che si percorre l'atletica io 39. Quindi... allora, il concetto è questo. 31. Il posto più vicino è fuori dalle mura andare a prendere l'acqua dal fiume, perché è il quartiere vicino al fiume. Che cazzo, non c'hanno... Vedete che praticamente... Okay, allora, tu, Marco, corri verso l'edificio per cercare di salvare la gente. Andando tutti verso l'edificio. Ok, correte, va bene. Diciamo che dovete fare un test di atletica. Zero! 20 più di 30. Io zero anch'io, 36. Meno 27. Meno 1? Ho 27, ho fatto 30. Beh, è per poco, tra l'altro. Vabbè, ma c'è proprio scarsa. Ok, dovete fare un test di cool anche. Cool e 34. No, cool mi è andata bene. Ho fatto più 3. 18, più 2. Ok, allora, chi ha fallito il test di atletica? Io. Ah no, di che no? Chi ha fallito il test di cool? Io. Marco. Allora. Io no, io sono entrato. Succede buono. Questo, voi vi buttate dentro, fra il buon Sebastian prende fuoco. Una della tua veste si prende fuoco e incomincia a bruciare. Mi rotolo per terra. Aspetta, adesso ti dico cosa succede. Mentre invece Marco riesce a entrare dentro all'edificio, abbastanza agilmente, senza evitando tutte le zone di fuoco. Il problema è che appena sei dentro, voglio uscire. Ti impanichi. No, ti impanichi e sei bloccato dal terrore. Okay. La serie, che cazzo ho fatto? Sì, tipo, perché cazzo sono entrato qua dentro? E te pareva. Alla fine di ogni round soffrirai un di 10 ferite. Modificate dalla tua toughness e dai tuoi punti armatura okay. Fino a un minimo di una ferita. Okay. Ogni ferita, ogni condizione cioè a fuoco che hai, aggiunge uno ai danni che soffri. Se hai tre condizioni a blazed, significa che soffrirai un di 10 più 2. Ok. Puoi rimuovere il test, cioè puoi rimuovere questa condizione facendo un test di atletica, dove praticamente... Vabbè, non ne uscirò mai più. I rotoli. Dove praticamente l'SL deve essere extra, cioè positiva, pari al numero di condizioni infuocato. E ciao, ce ne è parto con 27. Questo però viene modificato dalle circostanze, quindi fin tanto che provi a fare i test mentre sei dentro la casa che va tutta a fuoco, sarai... diciamo negativamente condizionato. Ok. Invece okay. Il buon Otto si è spaventato a morte una volta entrato, è impanicato e sei bloccato dal panico per il fuoco. Invece okay. Il buon Paese è entrato dentro e ti sei gettato dentro con grande coraggio e ti stai guardando attorno per capire dove poter andare a salvare. Grande Alexander. Io guardo se c'è gente che posso andare a cercare, ma non è che ci più di tanto. Vai, prova. Percepisco. Vai. Percepisco un piffero. Dov'è? Perception 40 meno 1. Ok. Non riesce a vedere nessuno su questo piano. Metto le mani a cuzzitiello e urlo: c'è nessuno! Ok. Però non funziona. Senti delle voci ma di sopra. Mi guardo intorno, vedo Otto. Lo vedi, vedi che è vicino all'ingresso, in mezzo alle fiamme. È presente un coniglio davanti ai fari della macchina che sta arrivando? Esatto. Gli urlo, vai fuori di qui, io vado sopra.
Tu devi fare un test di charm. Io? Gli volevo dire, caro, io vado su, tu sei caro. Tu vai tranquillo, stai, non ti preoccupare, vai, dai, tranquillo. Amore. Dai, fai un test di charm. Ragazzi, non vi, si può più scherzare con voi, eh. Ah, questo è buono. Ho fatto più 3. Più 3. Ok. Mm-hmm. Senti delle parole, senti le urla del buon Alexander che ti un pochino ti rincuorano e ti senti, diciamo, senti rincuorato. Perché sono suadente io quando parlo, capito? Sì. Anche nelle circostanze più... Vai, Pais, devi fare un test atletica per salire al piano di sopra. Cioè, morirò. Ragazzi, aspetta che mi è caduto il dado. Di nuovo. Aspetta, perché sto tirando sul bordo del tavolo, un attimo solo. Eccomi, scusatemi, allora, finito. Detto atletica? Narnia. Sì. 2! Ok, riesci a salire al piano di 3. Sopra, riesci a sì? salire al piano di sopra e riesci a intravedere un paio di persone. Ok. Che sta, sono quanto, tipo spaventate dalla situazione. Quanto era alto più o meno il palazzo? Quanto è alto questo piano? Ah, sei più o meno a 3 metri da terra. 3-4 metri da terra sei. Meglio una gamba rotta che morire bruciato. Se lo butto da 4 metri. C'è una finestra? Ci sono le finestre, volendo. Ok, come sono messi? Per il momento sono a posto loro, però sono circondati dalle fiamme. Sono due uomini, un uomo e una donna, due donne? C'è un uomo in un punto e una donna in un altro. Ok. Non so perché, ma sento che l'uomo si è già spacciato. fatemi pensare. Guarda come è in difficoltà. Io gli faccio cenno. Aggiungo che la donna è bionda. Per cavalleria comunque si salva la donna. Poi ovviamente sono un cavaliere. Il distintivo, guarda, cavaliere, il distintivo. Fammi capire una cosa. Loro potrebbero scendere con me? Sono solo spaventati o da dove sono salito io non si può più tornare indietro? Posso più scendere né salire, più scendere. No, salire. È che devi riuscire, cioè dovrebbero passare attraverso le fiamme per raggiungerti e tu così per fare con loro. Dovresti fare un test di atletica per superare le fiamme. Va bene, allora faccio io il test di atletica per superare le fiamme, poi vediamo cosa succede. Vai. E fra tu prendi un di 10 danni, che ti dico quanti sono, 8 danni prendi. Che la madonna! A cui togli la tua resistenza. Ho e la tua armatura. Zero. Quindi 6 danni. L'armatura ho fatto 0, però è doppio. Ho fatto 33. L'armatura tolgo tutta, gambe e corpo, soltanto una delle due? No, solo una delle due. Quindi meno 3, erano 8, 5. Cazzo. Senti, io provo ad andare fuori per cercare di spegnermi. Test di atletica per uscire. Se no prendi un'altra condizione a Blaze. 14, va bene. Ok, riesci a uscire ma sei infuocato, quindi stai correndo fuori come un pazzo urlando. Sì, mi butto per terra e urlo spegnetemi. Ok, fai un test atletica? Ancora? Sì, ne posso superare più di uno. Per rotolarti per terra, sì. Aspetta, 27. Posso dargli una mano? Io sono ancora bloccato. Sei ancora dentro? È andata bene, ho fatto 0. 27, giusto. Ok, riesci a spegnerti. Riesci a rotolando a spegnere il fuoco che stava avvolgendo la tua veste. La tua veste è tutta bruciacchiata, però. Ci sono in giro degli otri d'acqua nella piazza? O ce ne posso trovare qualcuno? Ancora no. Vedi, tra l'altro, che. No, cioè... ma qualcuno che c'aveva tipo da bere, una borraccia o un altro, una roba del genere. Non c'è. La gente che c'è lì attorno è tutta lì a guardare e basta. E quando hai urlato spegnetemi, un tizio ti ha rovesciato addosso tipo della birra, che già non è male. Figli a fuoco, okay. Provo a rientrare. No, aspetta Sebastian, io scusami, come sono messo mentalmente adesso? Tu sei dentro la casa, ok, e
puoi provare a uscire o a salire. Ok, ma nel senso che comunque riesco almeno a parlare, magari a muovermi ancora, sono un po'. Io devo di andare fuori. Puoi stare infrancato, quindi. Perfetto, e l'ho visto salire. Ok, ho capito che ci sono delle persone di sopra. Sì. Mi giro verso verso Sebastian e gli dico: fai portare una scala. Ok, vado a cercare una scala. Ok, cosa fai per cercarla? Innanzitutto chiedo una scala e guardo in giro nella piazza se vedo qualcosa che possa. Le persone, vedi che un paio di persone si prodigano e dopo circa 5 minuti ritornano con una scala. Ok, quindi perfetto. Nel frattempo abbiamo dato anche tempo al paese di muoversi. Sì, allora cosa vuoi fare? Io un bel tentativo di uscire. Ho fatto 33 per saltare nelle fiamme. Ok, sei riuscito a passare oltre e a raggiungere i due poveri cristi. The Jump of the Tiger. Come sono messi? Loro stanno bene, le fiamme ancora non li hanno raggiunti, però sono in trappola. Apro la finestra, cosa vedo sotto? C'è la piazza dove vedi tutta la gente attorno che guarda. Appena però apri la finestra, le fiamme incominciano a aumentare. Guardo di sotto, c'è qualcuno, vedo Otto, vedo quell'altro Fritz, come si chiama il sergente? Il sergente lo vedi, è seduto a un tavolo che sta bevendo della birra. Molto bene. Vedo se c'è un carretto con del fieno, con della paglia. Assassin's Creed, no, vai! Il carretto col fieno. Non c'è nessun carretto col fieno, Pais. Che cazzo, nella piazza centrale non c'è un carretto! Non è una piazza centrale, è una piazzetta sfigata. E non c'è un carretto neanche piccolo? Non c'è un carretto col fieno. Che allora, cazzo? Questo è carretto. Che cazzo di economia c'hanno sti qua? Senza carretto. Non basato sul fieno. Faccio vicino ai due, in particolare alla ragazza. Non vi preoccupate, andrà tutto bene. La ragazza sta piangendo. La ragazza inizia a piangere. È meglio morire. Ce la fate a calarvi giù dalla finestra? Ma tu sei scemo, siamo a 4 metri da terra. Piano, non è che dovete andare. È meglio una gamba rotta. Mentre che una vita stai parlando, una trave dal soffitto crolla e spacca il pavimento e vedi un tizio che al piano di sopra è appeso a quello che rimane il solaio. Che cazzo c'è un grattacielo? Quanti piani c'ha sta casa? È alto, ve l'ho detto che sopra ci sono anche gli alloggi. Saranno 3-4 piani. 3-4 piani? Non ci vado fino a 3-4 piani. Senti la guardia cittadina che aiuta la gente. Urlo da giù, c'è qualcuno che mi può sentire da sotto? Io. Portate un carretto, presto! Ancora questo carretto. E io gli urlo, stiamo portando una scala! Muovetevi! Ok, allora iniziano ad arrivare, oltre alla scala, iniziano ad arrivare i tizi con i vari sacchi d'acqua del fiume e cominciano a gettarli sulle fiamme. Ok, io a questo punto provo ad approfittare di quello per uscire a cercare di dargli una mano. Ok, riesci, diciamo che ti liberano all'uscita per poter passare senza far test. Ok. Pais, il problema è che il tizio che è al piano di sopra è appeso, sta scivolando e sta urlando come un pazzo. Aiutatemi! Aiutatemi! Sto per cadere! Addio, aiutatemi! Vieni che ti prendiamo! Ti prendiamo, tranquillo, lasciati cadere! Ok, lui fai un test di charm, Pais. Io devo anche a questo dire con caro. No, è charm, è diplomazia. Cioè anche buttati, che buttati che è morbido. Anche un po' brutto. Lo dice particolarmente bene. Abbiamo citato tante di quelle pubblicità questa sera. Che non lo possiamo pubblicare questa. 10 umbe, preciso. Ok, tu cosa fai però? Eh? Tu cosa fai? Nel senso, gli dici questo e cosa fai? Mi metto più o meno dove sta lui per prenderlo al volo. Ok. Oddio. Vai tranquillo, andrà succedere. Tutto bene. Okay. Sta per succedere. Lui si lascia cadere e adesso Pais devi fare un test. Devi fare un test prima di agilità e poi di forza. Perché mi vuoi far sbagliare tutti. Forza. Aspetta. La forza l'ho anche modificata, la forza. Allora, agilità la prima. Agilità. Sì. Faccio 91, ma lo ripeto subito.
Usi un punto fortuna? Immediatamente. Ok. Ecco, 21 mi piace di più, più 1. Mi raccomando, segnati che hai speso un punto fortuna, eh. Sì, io ne ho 3 punti fortuna. Ma potrei anche rifarlo, cioè, posso provare a rifarlo di nuovo, eventualmente, dovessi sbagliare di nuovo. No, c'è proprio scritto che secondo lo sei obbligato a tenerlo. Ok. Dai. Ok, riesci a metterti, con uno scatto riesci a metterti sotto di lui, fai un test di forza ora. 6 più 3. Intrepido il paesiello, riesce ad afferrarlo. Giuda. Riesce ad Super afferrarlo. Paesiello è tornato. Super paesiello è tornato, riesce ad afferrarlo e lo porti in salvo appoggiandolo sul pavimento. C'ho un po' d'ernia però. No. No. Ma la ragazza non dice niente di questo gesto. Sta di leggendo la ragazza. Io le faccio. Ok, vedi? Nel frattempo penso che sia arrivata la scala, giusto? Vedi, stai, vedi, stai tranquilla. È arrivata. Ok, stai tranquilla, vi porterò tutti fuori di qui. Mettiamo la scala, comincio a salire verso più o meno dove penso che sia paesiello. Io mi sono affacciato, eh. Io gli getto un secchio d'acqua addosso a 8 mentre sale. Ok. E dico, scendete, veloci, scendete, c'è una scala. Ok. Vedi, vedi, sono arrivati gli aiuti, vai prima tu. E a questo punto... Vai prima tu. Alla donna. Ah, ecco. E lei comincia a scendere. Okay. Per quanto posso l'aiuto? Sì, beh, in realtà essendo una scala a pioli c'è poco da aiutare, nel senso le puoi tenere la scala ferma, ma per il resto... Sì, tengo la scala ferma. Okay. Carina la ragazza? Abbastanza, Pais. Il cavaliere più marpione. Perché poi tanto non combina un cacchio comunque, se proprio vogliamo dirlo, continua a informarsi, ma non lo vedo però procedere. C'è da dire che stasera superstar, Alexander. Paese questa sera è inattaccabile, cioè sta facendo tutto lui. Ma li posso avere anche io i dadi con 3 su tutte le facce? Bellissimi! Ma soprattutto... No, sono i dadi rossi del paesiello. Ma soprattutto, sì, i dadi rossi del paesiello, lascia stare. Che sta cosa che non hai la camera accesa, secondo me è un po' una furfanteggiata questa. Comunque, no, dai. Allora, il gioco è una cosa seria. Certo. È riuscito a portare in salvo i 3 tizi che il paese ha trovato. Però se ne frega degli altri 2, io scendo dopo la ragazza. Ok, diamo una mano anche agli altri. Paese, tu vuoi scendere prima degli altri 2? No, sto scherzando, scendo per uno. E il tizio che però hai salvato dice che sopra, al piano di sopra, c'è altra gente intrappolata. Che cazzo, mi dipinate per San Paesino dei poveri, non questo, ho capito. Questo è un problema, la scala non ci arriva. Non ci arriva la scala e non posso prenderli tutti. Ascolta, chiedo alle persone di portarmi un lenzuolo grande, un telo, un lenzuolo, qualcosa. Ma nessuno ha provato a chiedere un carretto di paglia? Io sì, mi avete riso dietro. Okay. No, comincio a chiedere alla gente un lenzuolo, un telo, qualcosa. E fa, dovremmo averlo. E dei tizi corrono a prendere questa roba che hai chiesto. Perfetto. Nel frattempo comincio a urlare sopra. Fai un test di leadership, Marco. Minchia, che bel tiro. Allora, io di leadership ho 44 e ho fatto 008, più 4. Ok, non solo riesci a convincere i tizi ad andare a prendere del coso, ma vedi che ti portano anche delle sorte di materiali per allungare la scala. Ok, perfetto. Allora, allunghiamo la scala, provo a salire alle finestre di sopra. Nel frattempo chiedo alle persone di mettersi ai lati del telo e tenerlo alto in modo da poter far buttare delle persone sopra. Ok, nel frattempo la catena di gente che sta arrivando dal fiume è molto efficiente, sta praticamente domando l'incendio. Perfetto, io salgo da una finestra e comincio a urlare, ehi c'è qualcuno? Ok, vedi che c'è un paio di persone che sono senza sono svenute per terra. Questo è un problema. Ok, scivolo giù dalla scala e dico, mi serve qualcuno con più forza. Arrivo! Perfetto. Super Pais. Ok, allora, salgo anch'io con lui. Ok. Cerco di dargli una mano a trascinare i corpi delle persone
e cerchiamo, maledizione, di buttarli sui teli. Va bene, dobbiamo fare qualche test. Una volta guarda che ammazziamo qualcuno. Sì, Pais. Sicuro. Ok, Pais, tu sei di sopra per provare a tirare la gente fuori. Otto non ce la fa. Otto non ce la fa. Ok, allora non ce la faccio. Fai un test di atletica. Una volta che sei salito sulla scala e sei entrato dentro dalla finestra, devi fare un test di atletica. Athletics. Ecco, 97. Eccolo lì, il Pais prende il fuoco. Aspetta, non so se... Fai un test di cool. Sto aspettando se ripeterlo. Vabbè, poi prendo fuoco. Test di cool. Test di cool. 3. Cool va bene. Riesci a resistere, però... Però becchi 5 danni, a cui puoi togliere l'armatura del corpo e la tua toughness, fino a un minimo di 1. Allora, armatura di... Allora, io ho resistenza più 3. Quindi 2. Quindi tolgo 3 e... Ho uno, tre, ho tre su body. Quindi prendi un danno. Prendi un danno, una scottatura. Aspetta che me lo segno. Fa caldo, però... Otto. Stai attento. Ok. Okay, Pai, cosa vuoi fare? No, ci sono delle ragazze. Sì, c'è una donna che è svenuta, però. Ah, niente, allora. Però è bruna. No. Hai detto donne, non ragazza. Proviamo a buttarli sul telo. Buttarli di sotto? Purtroppo sicuramente non riusciremo a trascinarli. Dico agli altri, c'è una donna e poi? È un tizio. Dammi una mano, prendiamola e proviamola a buttare. Sotto abbiamo messo dei teli. Sì. Muoviti. Fai il primo? Chi mandi, chi butti giù per primo? No, ma aspetta. Credo donna che è svenuta, che... ma lo dico all'altro tizio, no, che sta lì. No, l'altro tizio è svenuto anche lui, siamo soltanto io e te, Pais. Ah, pure l'altro tizio è svenuto? Sì. Va bene, prendiamo allora la tizia per prima. Ok. Ma sta tranquillo. Non va male. Ma il tiro di prova non lo vuoi fare col tizio? Testi forza. Posso aiutarlo? Sì, devi, certo, aiutarmi. Se lo aiuto, se lo sbaglio, gli do... Gli dai dei bonus alla sua prova. Quando mi dai? 0. Vabbè. Io faccio 0 anch'io. Ok, riuscite a trascinarlo a stento verso la finestra e lo buttate di sotto. Ok. Sperando, io faccio una preghierina a Sigmar mentre lo buttiamo giù. Questa sorta di telo che hanno tenuto teso sotto la finestra riesce a reggere il colpo. Ok. L'unica cosa, una trave gigantesca, che era quella che sosteneva il tetto, crolla e spacca il pavimento. Dovete fare un test di agilità entrambi. Pais, tu becchi anche i danni. Io becco anche i danni. Sì, perché stai andando a fuoco. Becchi un danno da fuoco. Ah, minchia. È vero. Secco. Ah, perché è finito il round. Sì, ok. Becchi un danno sono da fuoco. Sono a 12. Meno 3. Sono a 12. Meno 3 test di agilità? Aia. Marco, tu cadi. Io faccio... no, aspetta, io faccio 51. Vuoi giù al piano, però... di sotto. Okay. Io faccio meno 2, ma vorrei ritirare. E ti becchi, 5... Danni... Ti becchi 5 danni, io ritiro... Tu puoi togliere la tua resistenza. Umbe, io ritiro. Ok, così un punto fortuna. 2 danni. Okay. 4. più 3. Adesso devo andare a riprendere. Ok, l'altro. Riesci a stare in piedi? Ok. Ma forse era meglio cadere. Non lo so, io quitto. Io Umbe, se a questo punto se riesco, mi butto su, cioè mi butto dalla finestra sul telo. Ok. Anch'io scendo dalla scala. Buttati. Fantastic cool per buttarti. Io, giusto? Io sono la scala, giusto? Meno 4. Hai troppa paura, Marco. Soffri le vertigini, sono qualcosa che ti fanno troppa paura. Non riesci. Okay. Ma il nostro mago non già è un cazzo di incantesimo che ne so, frizza il tempo, fa un po' d'acqua. No. Lui fa soltanto gassosa. Riesce a far ferrarelle. Esatto. Stasera non mi esce un tiro di cool che è uno. Io a questo punto scendo di nuovo giù. Ok, devi fare un test a 3. Ma il problema è che tu non, come fai? Scendi giù dalla scala esterna, però. Sono la scala, sì, sono. Ok, va bene.
Ok, niente, Umbe, a questo punto, se non riesco, se non prendo coraggio per saltare, a questo punto provo a scendere dalla scala da cui è salito il Pais. Ok. Quella da dentro. Sì, sì. Prendere fuoco. Più zero. Ok, riesci comunque a evitare e riesci a scendere dalla scala e il piano terra sembra essere a posto ormai. Perché i tizi con l'acqua stanno, sono riusciti a domare l'incendio al piano terra, quindi riesci a uscire. Io mi immagino la gente che mi vede salire da sopra e uscire da sotto. Io dico, ragazzi, muovetevi, c'è ancora una persona sopra. Il tetto è crollato. Ok, 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 perfetto, quindi... Muovetevi! Siete adesso tutti fuori. Esatto, diamo una mano anche noi qui secchi a questo punto. Pais, no, io sti cacchi, io... Tu prendi 7 danni. No, io mi rotolo perché devo 7 meno 4. Ma cosa fai? Ti rotoli sulla scala, prima devi scendere. No, cioè, una volta che sono sceso, sì. Prendo un danno. Ok, 7 danni, ti riconto comunque che tu togli 6, quindi esatto. Sì, 11, sono a 11. Ok, vai, rotolati. Ti buttano anche una secchiata d'acqua in testa. Buttatemi una secchiata d'acqua, fate qualcosa, che caso mi tengo a fare. 11. Ok. Sei a posto. Ah no, scusami, no, devo tirare. Cosa? Non ho tirato, l'11 era le ferite che avevo. Ah no, devi tirare, sì. Qualcosa. Cosa devo fare? Atletica. 43, no, meno 1. Vabbè, ne riesci comunque a spegnere perché ti sta dando il bonus lanciandoti dell'acqua addosso. In ogni caso... L'acqua addosso, per favore. Sì. La ragazza, la prima ragazza che c'era? La bionda? Sta piangendo, è scossa, però cioè, sì, è ok, io do una mano con i secchi per spegnere l'incendio. Ok, io vado dalla ragazza, vado dalla ragazza altro, e la tranquillizzo. Cioè, nel senso, vi occupate soltanto di spegnere il fuoco con i secchi, a secchiate d'acqua? No, io vado dalla ragazza, tranquillizzo la ragazza e poi coordino il recupero di quello lì che sta ancora sopra. Ok. La ragazza sembra sotto shock, quindi perdi del tempo di fatto perché non riesci a consolare. Perdo del tempo, però la guardo bene, la studio bene. Vabbè. Non è mai tempo perso. Ok, va bene. Cosa le dici? Eh? Cosa le dici? Hai visto che è andato tutto bene, che ce la siamo cavata? Quando dici questa cosa il soffitto della casa crolla e praticamente sapete per certo che il tizio che era lì è morto. È morto. E la tipa si mette a piangere. Ok. Vabbè, l'incendio sembra di essere domato, di fatto. E ormai col crollo ha soffocato le ultime parti dell'incendio, quindi... Direi che abbiamo fatto il possibile. Direi di sì, direi che siete stati abbastanza bravi. Io a questo punto faccio la paraculata finale prima di andare a dormire stasera. Guardo tutte le persone che si sono prodigate con i secchi e tutte le persone che hanno portato i teli, la scala, eccetera, eccetera, e dico, cittadini, se queste tre persone si sono salvate è soprattutto anche merito vostro, e gli batto le mani. E tutti quanti sì, bravi, bravi, così e sono tutti molto... Ma vaffanculo! Lo dici veramente, Pais? No! Ok. Faccio tutto io. E ricordate che noi della Guardia Cittadina siamo qui per voi perché ci teniamo. Bravi, we care. Bravi, e infatti vedete che in questo momento in cui dice questa frase Rudy si alza e fa cari cittadini di Raffen, avete visto la valorosa milizia? Noi della milizia ci teniamo affinché Denafen rimanga un posto sicuro. Un applauso al nostro sergente Rudy. Io prima o poi Rudy lo ammazzo nel sonno, lo so già. bravi e alza tipo la sua pinta di birra che stava bevendo. Un applauso all'eroe di questa giornata, Otto Bazzaro. Alexander. L'eroe è Alexander. Non ti preoccupare, mano a mano ci arriviamo, intanto ti faccio avere l'applauso a te. Grazie. E per il nostro salvatore di taliche vergini, il nostro Alexander von Manfred. E non dimentichiamoci del nostro Sebastian, che è riuscito a portare a noi tutti gli strumenti che ci servivano. La scala.
Okay. Ed è riuscito anche a spegnersi il fuoco di dosso. La gente è abbastanza entusiasta del vostro lavoro. Chiaro che poi c'è una, diciamo, nota di... Ci sarà un'inchiesta poi di dopo. Di tristezza, perché ovviamente alcuni... Una persona non ce l'ha fatta, esatto. Sì, ma forse anche più di una. Non lo sapete. Voi sapete che sono una sicuramente morta, ma... Esatto, quello che mi sento cercare di far capire le persone è tre siamo riusciti a salvarle assieme. Questo era il messaggio che volevo far passare. Poi, esatto, giustamente ci sarà anche il minuto di silenzio per chi non rimane un po' di amarezza, sicuramente. Esatto. Però vedete che gli abitanti vi sono molto riconoscenti. Ok. Non ve la dimenticate questa riconoscenza, eh? Non dire niente. Ok. No, veramente lo stavo dicendo alla ragazza nell'ora. Ah, ok. Però ti lascio andare, vai. Lo sussurrava la ragazza svenuta. Ok. Io sono stanco morto. Ok, volete direttamente andare a dormire? Sì, stasera direi che ce ne andiamo a dormire, perché abbiamo fatto magari a prendere troppo. Qualche cura, se possibile, non so, in caserma c'è qualche pomatina, qualche la guardia, c'è un servizio appunto per la guardia cittadina, per no, le ferite. Vabbè, diciamo che la ragazza si vuole sdebitare subito, vuole... Aspetta, puoi provare a chiederglielo. Vuoi chiederglielo? No, che cosa devo chiedere? Vabbè, ma allora fai tutta questa sceneggiata e poi muori lì. Allora che cazzo? Ma qui devo chiederglielo io, così è. Chiedo io se vuoi. Deve buttare gambe aperte addosso. Se si offre lei, bene. Ho capito, ma buttagliela lì, dalle l'occasione. Non è che ti deve buttare gambe aperte addosso. Sta piangendo, poverina. E qua l'occasione migliore. Ok, andate a dormire. E diciamo che vi vengono fornite delle pomate per le ustioni e userò copiosamente. Sì, beh, certo. E fondamentalmente, diciamo, prosegue così fino alla, diciamo, per successivi giorni, e non avete grandi problemi. Abbiamo scatenato una città, abbiamo scatenato. Fin tanto che una notte venite svegliati, una sera, sul tardi, mm-hmm, eravate già tornati in caserma per coricarvi, e vedete che il sergente Rudy vi fa: sveglia, ragazzi, abbiamo bisogno di voi, presto, seguitemi. Ok, un po' rimbambiti, ci svegliamo. Che succede? Mannaggia Giuda, cosa è successo? Dobbiamo andare veloci. Al Krugedammer è una locanda sempre nella nostra zona di pattuglia. Ok. Cosa è successo, Rudy? Sembra che sia iniziata una rissa. Dobbiamo fermarla. L'ultima volta che è iniziata una rissa, siamo finiti in prigione. Vabbè, andiamo, non perdiamo tempo. Seguitemi. E niente, vi incamminate. E vedete che praticamente una volta arrivati al Krugedammer, vedete che fuori c'è il barista della locanda, vedete che è piuttosto spaventato e impanicato. Ok, io come sempre vado a cercare di tranquillizzarlo e gli chiedo informazioni. Cosa sta succedendo, signore? Come possiamo aiutarla? Io non so cosa fare. Qui è scoppiata una rissa nella mia locanda. Tra delle guardie, io non so cosa fare. Ci pensiamo noi. Sì. Io non so cosa fare. Ci pensiamo noi, non si preoccupi. E vedete che dentro la locanda stanno volando delle gran botte. A questo punto, chi di noi ha la leadership più alta? Aspetta, cos'è? Fellowship? No, Prisma. Leadership. No, non credo, io ho 37. Aspetta, io ho 40. 44 anch'io. Proviamo a urlare. Rudy vi guarda e vi fa: ragazzi, ho un'idea. Dica, sergente. Penso che il tutto sarà molto più facile per capire chi è colpevole quando la rissa sarà finita. Anche perché in questo modo
potremo, insomma, indagare in tutta pace. Ok, e io dico, beh, è un ottimo piano, se siete, però a questo punto, se magari proviamo a velocizzare la fine, cosa ne dice? E lui fa, beh, se proprio volete coinvolgervi no, in lista. Io non voglio alzare un dito. Semplicemente io a questo punto faccio cenno ad Alexander di seguirmi, mi metto davanti alla porta e comincio a urlare a squarciagola, richiedendo anche al paesiello lì. Per ordine della spada. Per ordine della guardia, chiunque continui questa rissa verrà messo in gattabuia e gli verrà fatta pagare una multa che se la scorda a Capodanno. E potrebbe non essere la cosa peggiore che gli succederà. Fa un test di intimidire. Intimidire, quindi, non dirci. Ok. No, intimidire. Intimidate, non è proprio bello. No, nemmeno me. Pensavo fosse leadership. No, io ho fatto meno 2. Mi riesco a fare anche 0. Ok. Io faccio meno 2 in appoggio, Con 17 riesco a fare 0. Allora, innanzitutto, una volta entrati nella locanda e ovviamente vedi entrato... No, non entro. Non entro. Dalla porta. Ok, vabbè, però dovrei aprire la porta. Molto, molto coraggiosamente. Ok, apro la porta. Allora, sì. Aperta la porta, urli queste cose e vedete che la situazione, vedete che sono delle guardie cittadine con la vostra stessa livrea. Divisa. Che si stanno scazzottando con della milizia, ok? Che porta una livrea completamente diversa. Abbiamo capito almeno i colori delle province, voglio dire, conoscenza comune. Sì, sì. Ok, allora queste milizie hanno la divisa color rosso e blu. Ah, rosso e blu è cosa? È altro. Non lo sai. Non lo sai, Paese. Che viene dalla capito. Lo dico punto di vista, ti dico, ero entrato con un'idea, ovviamente. Lo dico ai commensali. Hai aperto la porta e hai urlato questa cosa, ma ti accorgi che la situazione è questa. Esatto, no, ormai l'ho urlata, quindi va bene. Beh, però a questo punto, visto che ci siamo, mi sono fatto sentire e ho minacciato tutti di buttarli in gattabuia. E aggiungo la fine, guardie o non guardie? Ok, mi piace questa cosa. Vedi che alcuni si fermano, nel senso che ti guardano, e poi ricominciano a pestarsi. Ok, provo a questo punto a urlare un'altra cosa, Umbe. Verrà, dico, a tutte le guardie... Noti una cosa, in realtà. Sì, dimmi. Per lo più... Al tuo, diciamo, urlare, sono per lo più le guardie con la tua stessa livrea che si sono fermate ad ascoltarti. Immagino, perché appunto ho detto a questo punto dico: guardie di Denafen, volete saltare il pranzo per le prossime 3 notti? Il pranzo per i prossimi 3 giorni? E vedi che praticamente, ok, puoi fare un test per intimidire di nuovo. Vedete che invece Rudy entra dentro la locanda evitando accuratamente la rissa e si versa della birra e si siede al bancone a bere. Io vado con Rudy. Io rimango vicino ad Otto con la spada. Io però la spada sguainata. Nel frattempo l'ho fallito questo. Ok, nessuno ti sembra darti retta. Cosa facciamo, Otto? Io ti sto seguendo. Allora, ascolta, faccio una cosa. Sì? Io ormai ho imparato a conoscere un po' di persone, giusto? Beh, dipende. Cosa intendi per imparare a conoscere? Sì, facciamo scattare la rivolta. Ascolta, no. Ma la diamo al suolo questa merda di locanda! No, allora, io ormai sono delle settimane che siamo sì, qui. Sì, tu intendi imparato conoscenze, ok. Sì. Sì? Certo. Ok, allora... La nostra zona, questa con un foglio davanti, non so scrivere, la gente non lo sa, non mi interessa, io comincio a guardare un po' lontano e comincio proprio a dire i nomi delle persone. Ok, tizio tal dei tali, 3 giorni senza pranzo. Ok, dove ti metti a fare questa cosa? Sempre sulla porta? No, sulla porta comincio a urlarlo. Ok, va bene, mi piace. Ok, vedi mano a mano comincia a nominarli, cioè la gente si sta rendendo conto che sto veramente magari tenendo traccia delle persone. Ok, vedi che
appunto il problema è che i tuoi stessi commilitoni, quando li nomini o comunque le tue minacce, le ascoltano perché si bloccano. Il problema è che gli altri tizi vestiti di rosso e blu hanno voglia di far, cioè stanno menando forte, quindi il problema è che non fermandosi loro reagiscono. Ok, perfetto, però a questo punto che hanno la mia attenzione, comincio a dire: guardia di Denafen, cominciate a ritirarvi fuori da questa edificio. Miliziani, voi, se volete fare casino, restate pure dentro. E vedi che le guardie seguono il tuo consiglio e escono fuori dal locale. Pian piano cominciano a disingaggiarsi. Quando restano soltanto i miliziani, io a questo punto alzo le mani e gli dico: cosa volete? E loro, vedi che ridacchiano, vedi che alcuni sono un po' butterati, altri un po' meglio, stanno ridacchiando un po' in maniera burlesca, e ridendo vedi che si sono un po' calmati, e perché non c'è più nessuno con cui fare a pugni sostanzialmente. Esatto. Gli ho tolto la batteria prima, era quello il piano. E ridendo ti guardano e fanno: certo che sono proprio disperati qui a Denafena, assoldano pure gli Halfling nella milizia cittadina. Sono anche obbligato, se volete saperlo. E uno di loro si abbassa alla tua altezza e con un ghigno fa: oh, sei obbligato, eh? Certo. E ti prende, ovviamente con voce molto ironica, prendendoti in giro. Certamente. Finché non toccano il cavaliere stiamo sereni. Avete sentito il piccolo Halfling? È obbligato a stare nella guardia cittadina. E gli altri se la ridono della grossa. Io li tengo d'occhio fino a che non si avvicinano troppo. Anche eccolo, si sta già preparando. A questo punto vi dico: vedo che vi volete divertire questa sera, giusto? E tipo il tizio che si è chinato davanti a te fa: avete sentito l'Halfling? Ci chiede se ci vogliamo divertire, ragazzi, e gli altri ridono. Insomma, lo volete un giro gratis oppure no? E loro ti guardano e fanno: oh, avete sentito? Ci offre un giro gratis. Certamente che vi offre un giro gratis. E si guarda e fa: perché no? Dopotutto. Ok, sedetevi. E vedi che loro si siedono e fa: allora, mezz'uomo, quando è che ci servi la nostra birra? Ok, adesso parte la musica delle nozze rosse. Chiamo locandiere, dico: locandiere, offro un giro da bere a questi bravi signori. Ok, pago io. E fa: ok, sono 5 penny. Ok, lo pago e faccio portare da bere. Ok, detto questo, mentre loro bevono, io vado a bere con come si chiama? Con io ti sto seguendo, sono dietro di te. Vado a bere con il sergente. E Rudy fa: ben fatto, mio caro Otto. Vedo che hai... Ho seguito il tuo esempio. Infatti, hai visto? Non ci hai rimesso neanche un pugno. Questa si chiama saggezza. Per sopravvivere in questi luoghi è importante usare la testa, figliolo. Sai che mi tolgo i 5 penny. Ok. Da quando? Detto questo, bevo un attimo con lui, esco. Ci sono ancora delle guardie di Denathan fuori? No, sono tutti via. Ok, niente. Ok, guardo fuori, vedo che... Okay. Posso chiedere all'oste cosa è successo? L'oste fa... Ma non lo so, io... grazie, vi ringrazio, siete stati molto d'aiuto.
Però se ci dici, se ci dici cosa stava succedendo, ci aiuti a capire un po' com'era. Stavo facendo il mio solito lavoro e a un certo punto le guardie hanno incominciato a litigare tra di loro. Lo sa, ci sono alcune persone che sono molto sanguigne nella guardia, però si ricordi che ci sono anche delle persone che ci tengono ai bravi commercianti come lei. Bravi commercianti come lei. E fa... Sì, ma vi ringrazio, grazie mille. Posso offrirvi da bere? Certo, lo può. Sarebbe molto gentile, grazie mille. E vi offre a tutti un giro di birra. Okay. E Rudy fa salute a questo, alla nostra piccola brigata di giustizia, e vi incita a fare un brindisi. A Rudy e ai suoi grandi insegnamenti. Che festival del lecchinaggio, ha parlato il primo lecchino. Io non ho detto niente, mi sono... Questa purtroppo è un'idea mia, vediamo se prima o poi paga. Semplicemente in queste settimane di pattuglia, di avventure per la città, più o meno noiose, diciamo, perché comunque insomma... Ormai la contessa sarà bella che è morta ormai. Beh, non so, forse era già morta da prima, però in un altro senso. Diciamo che due sono le cose particolari che vi saltano all'occhio. Nessuno è venuto a cercare la contessa. Questo infatti era la cosa che avevo chiesto appunto alla Magione, non è venuto nessuno. Nonostante noi siamo stati ingaggiati, non è venuto veramente nessuno. Non sembra nessuno, cioè in città non se ne parla, non c'è questa cosa qua. La seconda cosa che avete diciamo sentito dire, che suona un po' come una leggenda metropolitana, ma la gente è convinta che al di là del fiume, ok, quindi subito dopo le mura, ci sia una creatura malvagia e che si nutre delle persone. E si dice che secondo alcuni la sparizione di alcune persone è causata da questa creatura famelica che vive al di là del fiume. Ok, interessante. Quindi queste sono le nozioni che avete ricavato in queste settimane di pattuglia noiosa e torturante. E nessuno ha fatto qualche tentativo di andarla a stanare questa creatura? Non so, provato nessuno. Ma è più una leggenda metropolitana. Quindi... Ma soprattutto, ma l'hai vista la guardia? Facciamo carriera allora a questo punto. Sì,